Benvenuti a Compila, quindi va. Eccoci. Già gente in chat. Oh, ciao Valerio. Questa sera abbiamo cambiato la serata, come dire, abituale, ma è solo perché... vabbè, intanto ci sta sempre un po' a sperimentare degli orari differenti per vedere, magari ci sono persone che non riescono mai a partecipare, quindi buon anniversario. Esatto, questa è la settimana dove compie gli anni sia .NET sia anche Delphi, perché 14 febbraio 95 è l'anno di uscita della prima versione, e quindi ogni anno, come è di rito, prima Borland, poi quella che è stata Code Gear, poi adesso Embarcadero, eccetera, si festeggia con qualche tweet, qualche blog post, e quindi si scrive su internet e emergono un po' tutte quelle foto classiche che ogni tanto saltano fuori con confezioni del prodotto d'epoca. E perché sì, alcune cose, ad esempio, che .NET non può avere, avuto, essendo un framework, è ad esempio avere una confezione, quindi la scatola con il CD che veniva distribuito. Poi in alcune versioni di Delphi un po' vecchiotte c'erano pure i manuali, quindi... Tra l'altro non ho pensato, però c'è comunque il sito, mi sembra Delphi.org, che contiene, era stato allestito un sito con tutte un po' le memorie, i cmaili, come ho scritto oggi sui social, delle varie conferenze vecchie, anni 90 e primi anni 2000, quindi questa è una settimana particolare per Delphi. Si festeggia il 27° anniversario, quindi dal 95 che è in circolazione, è utilizzato con i suoi, diciamo, alti e bassi. Questo non si può negare, perché chiaramente ci sono stati nel corso della storia alcuni flop, per usare un termine leggero, però ad oggi il prodotto c'è ancora, supporta, almeno per quanto riguarda la mia esperienza, tutto ciò che sono abituato a utilizzare, e quindi, come dire, ce l'abbiamo ancora, è supportato, viene esteso. Siamo passati da Windows a utilizzare anche ormai quasi 10 anni fa, perché cos'è, 2010, attorno poco dopo il 2010 è iniziata la serie XE, quindi quella numerazione che seguiva questa nuova serie XE2, XE3, eccetera, quindi da Delphi XE in poi. Da Unicode praticamente dopo è stato un po' tutto in discesa. Ciao Beppe, e quindi da Windows siamo passati ad Android con un po' di in maniera un po' rocambolesca. Poi, come dire, FireMonkey penso che ad oggi ovviamente non è esente da bug, però rispetto alle prime versioni è molto più stabile e utilizzabile, ci si fanno un sacco di cose. E quindi insomma, direi che almeno per il momento, da un certo punto di vista, non possiamo lamentarci. Da un altro punto di vista, ci sono delle cose che andrebbero perfezionate, però cioè, come parere personale, mi fa piacere che Embarcadero abbia fatto questo webinar, che poi andremo a vedere, adesso non so bene di che cosa si parlerà, però con almeno lo slogan Building the Future, cioè va bene essere nostalgici, va bene un po' ricordare, come dire, i vecchi tempi, però c'è da dire che sicuramente i prossimi anni
per chi continuerà a sviluppare come me, perché non sono abbastanza vecchio per andare in pensione. Cioè, si presentano delle sfide che sono interessanti ma impegnative, come ad esempio, tutte le cose che sentite quotidianamente, blockchain, ma anche un po' l'imporsi, quindi la sparizione dell'approccio. Questo già è iniziato già da tempo, anche se so che qualcuno è un po' restio ad abbandonarlo, l'approccio client server, per andare più verso il cloud, verso i container, verso quindi container, blockchain, cloud, microservizi, tutta una serie di cose che chiaramente sono già in realtà da alcuni da anche da un bel po' di anni, ma diventeranno ovviamente sempre più predominanti, così come usciranno nuovi sistemi operativi per i telefoni. Quindi chiaramente Android prosegue il suo percorso, Apple prosegue il suo, per cui va bene essere nostalgici, ma anche tenere, come dire, un occhio verso quello che sarà il futuro. Ecco, machine learning, intelligenza artificiale, quindi mi scordavo quelli forse più blasonati, più ricercati. Quindi il fatto che comunque ci sia sempre uno sguardo verso questo, comunque verso il futuro, cioè è importante, perché comunque non il tool, da questo punto di vista, il linguaggio, dovranno essere utilizzati anche per andare incontro a queste sfide. Quindi questa settimana ho visto qualche post su WinUI, su ho visto in passato anche post su blockchain, sempre di Jim McKeith, che dovrebbe essere anche nel webinar. E quindi, insomma, ci sono sperimentazioni, l'uscita di Schia per Delphi, quindi l'implementazione per utilizzare da Delphi il motore grafico fatto da Google, che è lo stesso di Flutter, per dire. Poi la settimana scorsa abbiamo fatto proprio una live dove abbiamo pocciato un pochino anche con Python, abbiamo usato la VCL da Python, quindi una cosa così che è sbocciata improvvisamente, la si utilizza, effettivamente c'è un crossover, quindi il dialogo con diverse piattaforme, e secondo me questa un po' è la cosa più importante al momento, cioè la cosa che fa capire che abbiamo comunque a disposizione uno strumento tecnologico che almeno un pochino di, come dire, di possibilità ce le dà, e anche c'è possibilità di comunicazione verso quelle che sono delle API diverse, anche molto nuove, e anche viceversa. Quindi più possibilità di integrazione ci sono, ovviamente, e meglio è. Quindi l'obiettivo di stasera era vedere assieme, adesso chiudo quello che non serve, vedere assieme la webinar di presentazione, quello che è stato fatto, che è già uscito, magari qualcuno di voi l'avrà già visto tempo addietro, quando c'era la nuova versione di Delphi, avevo seguito in diretta, ma purtroppo questa volta non ce l'ho fatta perché di giorno sono al lavoro e quindi non ho possibilità e non sono ancora riuscito a vederlo. Mi sono detto, quindi, vabbè, già che, come dire, lo dobbiamo vedere, cioè dobbiamo no, ma può far piacere vederlo. Mi sono detto, magari lo vediamo direttamente assieme, magari così lo commentiamo e vediamo un po' che cosa viene detto. Quindi, se non l'avete visto, ovviamente il webinar è in inglese, però vabbè, quello non dovrebbe essere un problema per nessuno. E beh, anche il fatto poi che sia in differita ci dà un vantaggio in più, perché se ci sono dei commenti in chat o vogliamo commentarlo, lo possiamo sempre commentare in diretta stoppandolo. Per comodità me lo sono pure scaricato, più che altro perché ho pensato che, guardandolo su YouTube, impiego della banda, e quindi forse è conveniente, magari invece, come dire, guardarcelo,
una cache sulla macchina locale. Ok, eccolo qua. Così lo metto nel VLC. Adesso lo carico, poi provo a vedere se riesco a portarlo su schermo. Allora, cambio la visuale così. Ok, sperando che l'abbia scaricato bene, mi sembra 1 ora e 46, quindi così vediamo che si dice, per cui mi metto in religioso silenzio. No, adesso qui ovviamente i commenti verranno da sé e facciamolo partire, così dopo se c'è qualche problema audio me lo dite, se no adesso lo lancio. Hello, good morning, good afternoon, or good evening, wherever you're joining us from. This is Jim McKeith, and welcome to Delphi's 27th anniversary celebration, C'è la sede di birthday Morpheus, celebration quindi for building the future. io ho sentito Oh, in that's really diretta. fun. Wow, that's exciting. Nice. That is an old mic. Beh, già mi è venuto in mente un inserto. Una volta c'era David Dye che ci regalava delle cose, sparava magliette, oppure c'erano faceva le conferenze la Borcon, mi sembra. Io ne ho viste. Ho visto solo dei filmati, lo spot dell'Oktoberfest, anche questa è roba. Sono dei cimeli che magari chi sviluppa Delphi da lungo tempo ha visto in passato, ma ci vuole un po' di spirito goliardico, secondo me, nel gestire un po' queste cose, e quindi. There we go. Joining me on the call, and my webcam is not working. I might get it working here a little bit. We have Kyle Wheeler. He's general manager of Dev C Tools because he likes C++ Product better, manager even though he's still on here with his Delphi. Marco the Cantù typo. And Nazionale. Marco Cantu, product lead IDE and tooling, Embarcadero Technologies. David Millington, senior product manager, Embarcadero Technologies. Ian Barker, one of our fantastic MVPs, and of course myself, I'm the chief developer advocate for Embarcadero, Jim McKeith. And a lot of great people online. Actually, I have a number of MVPs also online as well that will be chiming in through the chat too. So fantastic. Thanks everybody for being part of this. A quick agenda. Magliette di David Dye, soprattutto quelle stracolorate, avevano fatto anche un giochino dove c'era lui sotto, in fondo al mare, che in ciabatte, infatti erano il So meglio. I have a few things. Actually, I had to take out Delphi on the blockchain for space. We wanted to have as much of a conversation as possible, but also wanted to have some stuff we thought was interesting and exciting to share. And so here's kind of the agenda we have, but it's gonna we want to really focus as much as possible on conversation. So if you have questions or comments, put them in the chat and we will be addressing those either via text or in the audio as well. For starters, we have the Ultimate Delphi ebook bundle, which I didn't get preloaded into the handout section. Hopefully we'll have it loaded in the handout section. If not, we'll have a follow-up email. But this is a collection of ebooks that we have available for everybody that's attending the webinar live that you can get. A lot of great stuff here. And so hopefully they'll show up Hey in the Jim, are handout you section for supposed to be sure too. sharing your screen at this moment? I'm I not seeing am. your screen if you are. Am I not sharing my screen? Oh, well, there Ah, we cioè lui go. sarebbe nel buco nero, Let quindi. me go back to the screen share. Non è partito I'm a visual learner. benissimo. I need to see you. I appreciate you saying something. Well, I get to see some Just. webcam, so there you go. All right, so yeah, there we go. I did the introductions already, and here's our agenda, real quick. And here's the Ultimate Delphi ebook bundle. So, like I said, hopefully we'll have that added to the handout section here shortly. If not, it will be shared via email as well. But Object Pascal Handbook, Delphi Alexandria Edition, Dependency Injection in Delphi by Nick Hodges. Oh, the Delphi Handbook, Object Pascal Handbook by Marco Cantu, Alistair Christie's Code Faster in Delphi, and then Nick Hodges' two books, Coding in Delphi and More Coding in Delphi. So
hopefully everybody's read these, honestly. But if you haven't, that's kind of why we included it. It's like everybody should have read these, but if not, definitely make sure you read these. So questi sono libri abbastanza. In realtà li avevano distribuiti anche quando c'era la conferenza online di Delphi gratuitamente. Io qualcuno l'ho acquistato, qualcuno l'ho scaricato. Object Pascal and Book è interessante perché comunque sul linguaggio fa una panoramica abbastanza completa e secondo me dal punto di vista proprio del linguaggio è il libro ideale, quello più tanto più aggiornato, perché comunque Alexander Edition. Quelli di Nick Hodge sono molto interessanti. Coding in Delphi, More Coding in Delphi, soprattutto perché sono relativamente semplici, ma spiegano anche come utilizzare alcune chicche di Delphi, tipo Virtual Interface, come gestire le eccezioni nel modo corretto. Ci sono un sacco di cosine. Codefast in Delphi è uno di quelli che ho acquistato di recente, perché mi aspettavo ci fossero un po' più di cose, in realtà, però... come dire, sì, sono rimasto, mi piace, ma mi aspettavo qualcosina di più come tipo di, è vero che anche ad oggi comunque scrivere un libro è impegnativo e quindi, come dire, si apprezza lo sforzo e soprattutto alcuni tip che spesso sono sconosciuti, e mi capita ancora oggi di fare consulenze con chi usa Delphi, ad esempio, non usa il tab nell'Object Inspector, quindi non sfrutta la ricerca incrementale. Cioè sono alcune cose che tra l'altro io non trovo negli altri ambienti, e dove ce le abbiamo sfruttiamole, perché sono veramente un salvatempo eccezionale. Dependency Injection in Delphi è quello che devo ancora, come dire, ne ho letto una parte, ma lo devo ancora digerire. Più che altro perché farlo in Delphi vuol dire poi adottare Spring 4D, e quindi volevo fare un'adozione. Sono sempre un po' titubante. Prima di mettere componenti di terze parti ci aspetto sempre un pochino, e spero sempre che lato Embarcadero alcune cose arrivino un po' di almeno di serie, quindi come feature del linguaggio e quant'altro. Però sono tutti ovviamente dei libri assolutamente ottimi. Il fatto di consigliare l'acquisto è questi sono dei PDF, ad esempio a me piace leggerli con il Kindle, quindi anche Codefaster e altri li ho acquistati proprio perché era l'unico modo per averli in forma elettronica e fruibile. Però per chi è interessato ai libri, di recente è uscito, a parte quello di Andrea Magni su FireMonkey, che secondo me è... è molto interessante, più che altro perché è un po' uno stile di quei libri che piacciono a me, cioè quelli benvenuto nel fantastico mondo. Allora, FireMonkey si scrive F-I-R-E, cioè, cioè per rendere l'idea è proprio un libro che ti accompagna e ti dà tutte quelle nozioni di base, per cui da lì poi ovviamente costruisce passi alle cose più complicate. Quindi, però è molto discorsivo. In certi casi addirittura fin troppo, ma secondo me avere chiaro gli scenari di utilizzo di questi strumenti è fondamentale. Un altro libro che suggerisco è che vado a cercare, se no me lo cerco magari in un secondo momento, che è uscito da poco, anche se su Delphi c'è un sito delphibooks.com che è un po' lì, li raccoglie tutti. Vediamo se riesco a trascinarlo qui senza far danni. Sì, ok. Che è questo di David Cornelius. Ve lo suggerisco perché ho fatto anche revisore tecnico per alcuni capitoli. Ho avuto questa occasione interessante che fa sempre piacere. E non è male, in quanto affronta praticamente lo sviluppo di qualsiasi aspetto di Delphi legato al mobile, non solo, ma si parla anche di RAD server, ad esempio. Ci sono diversi webinar, ma un'introduzione su come appunto si utilizza eccetera non l'avevo ancora affrontata, diciamo, da un certo punto di vista.
Quindi, perché viene un po' snobbato in quanto c'erano delle politiche commerciali Rad Server che non piacevano tantissimo, però sicuramente una soluzione da prendere in considerazione per Web API. Qui si parla di Bluetooth, c'è un approfondimento su Live Bindings, quindi è abbastanza aggiornato e secondo me molto equilibrato nel bilanciamento tra quello che è un po' la spiegazione, quello che è un po' la pratica e quello che è anche un po' il suggerimento dell'autore, che ha ovviamente un'esperienza diretta su come potrei dire, come gestire alcuni problemi che si possono presentare. Quindi al netto della documentazione c'è anche un po' qualche consiglio pratico sui problemi più comuni che possono nascere nei deploy, nell'adozione di alcune soluzioni. Cioè ho fatto la revisione di un capitolo, ad esempio, sul Bluetooth, e personalmente non avevo capito che in Delphi, al netto del tethering, quindi al netto di potersi collegare a certi dispositivi perché ci sono scaricabili dei componenti appositi, ci fosse proprio la gestione del Bluetooth integrale, ovvero il fatto di poter definire dei profili, cioè dei servizi che tu offri a un altro dispositivo, un'altra applicazione che tramite Bluetooth si può collegare, enumerarli, puoi fare il pairing, cioè c'è proprio la gestione del protocollo in quanto tale, ma non a basso livello come pensavo io, ma con dei componenti che ti rendono tutto decisamente accessibile. Quindi potrebbero anche essere un argomento interessante per fare una live se vogliamo sperimentarli un po', però ho detto cavolo, in Delphi c'è veramente tanta roba, perché anche questa cosa è una cosa, come si dice, out of the box, pur essendo dentro la box che non è male, e per come è implementata con componenti ed eventi è anche molto facile da utilizzare rispetto a librerie, come dire, un po' chiamate o uso di callback e approcci che sicuramente risulterebbero più complicati o comunque non alla portata di tutti, inteso come per fare ovviamente sempre un'applicazione che si realizzi in pochi minuti. Quindi e questo l'ho trovato interessante, quindi c'è su Amazon, se andate sul sito Delphi trattino o Ipen, come si chiama, books.com, tra quelli di quest'anno c'è questo, che poi in realtà è l'anno scorso, 2021. 2021 sono usciti questi libri. Qui ci manca il mio, che ne ho scritto uno anch'io, ma non è per neofiti. Che quello trovate lo trovate sul sito Syncfusion. Syncfusion è un produttore di componenti di terze parti che tra le cose carine che fa è realizzare degli ebook scritti da autore gratuiti di un centinaio di pagine che servono a dare un'idea grossolana su quello che è una certa tecnologia. Vantaggio qual è? Che ho bisogno di capire se qualcosa fa per me o a grandi linee come funziona. Prendo questo, vado qui, cerco il mio libricino e me lo scarico e magari mi metto lì un weekend e me lo imparo. Qui vediamo se quella ricerca si trova, ovviamente no. Beh, in realtà si trova col link diretto. Ce n'è uno ovviamente che avevo proposto io anni fa su Delphi, infatti qui c'è il mio nome, nel 2016, quindi sono già passati 6 anni, mortacci, come passa il tempo, e sono giusto 99 pagine, quindi proprio 100 pagine con introduzione su Delphi, come fare un'applicazione, qualcosa sull'IDE, qualcosa sul linguaggio. Programmazione oggetti, applicazioni real world e applicazioni con FireMonkey, lato mobile, quindi un 360 gradi su cos'è Delphi, come lavora. E sarebbe, come dire, un po' da aggiornare, ma
Intanto è un libro gratuito per chi non lo conosce, che sì, quello è, tra l'altro lì bisogna ringraziare il revisore tecnico che in quel caso a parti invertite sono io che ho avuto qualcuno che mi ha fatto da baglia e me lo ha corretto. No, in realtà non so neanche come è uscito così pulito, però effettivamente ho avuto il supporto di persone che sono state molto molto brave e quindi e loro hanno questa iniziativa, il CD diritti, e loro chiaramente lo danno un compenso e lo distribuiscono gratuitamente, quindi insomma, meglio di così, che è anche una bella cosa, insomma, avere qualcuno vuole sapere cos'è Delphi a grandi linee, c'è cioè il suo libro, poche cose, però dentro comunque non è proprio un'introduzione, ci sono un po' di cose anche pratiche, però c'è anche programmazione oggetti con qualche approfondimento del codice, delle schermate, cioè ci sono abbastanza. Diciamo che la versione inizia a essere magari un pochino più datata rispetto a quella attuale, però con Delphi non si butta mai via niente, quindi questo se qualcuno può interessare, basta registrarsi e si scarica tranquillamente. Dai, lasciamo andare il filmato, se no non arriviamo più in fondo. You check those out. And if you're like me, go out and pick up the physical books as well. I like having both. I read the physical books in bed, but when I'm sitting on my computer looking stuff up, the ebook is great to have. Also wanted to point out just a few recent Delphi books. There was a lot of Delphi books came out in the last year. And these are in the last 2 years, I think. Maybe a couple of them might have been a little more than 2 years, but these are the books that came out just in the last 2 years for Delphi. Holger Flick actually wrote all five of these in the last 2 years. I don't know how he did that. Pretty amazing. But yeah, I do want to call out and see there's a couple here by Packet Publishing, Andrea Maggi and David Cornelius's Fearless Cross-Platform and Delphi GUI Programming. This one here by Dr. Kevin Bond is, I think, 2,000 pages total. It's just massive, covers tons and tons and tons of stuff there. You can find out more information about these books at delphibooks.com. 2000 pagine, che cos'è questo? Dopo lo andrò a guardare perché sono curioso di capire. Ah, però bisogna dire che i libri non mancano comunque, nonostante parliamo di qualcosa di nicchia, i libri ci sono. Comunque anche lui ha citato praticamente gli stessi due libri e ci aggiungerei anche Delphi MVC Framework, anche se è specifico per un framework, però come libro, come dire, spiega abbastanza bene anche il REST e tutta una serie di cose che ad oggi sono moderne, abbastanza iniziano ad essere imprescindibili, quindi. Here's one writing interpreter and object Pascal, Delphi MVC framework. So lots of stuff there for you to read. Definitely check that out. And with that, I'm going to turn it over to Marco to talk about the Delphi and Windows App SDK Wind UI 3. Yeah, we wanted to do something special for this day, so we decided to release a demo that we've been working on in R&D. The demo is focused on creating a user interface with using the WinUI 3 library, which is part of the Windows App SDK. The Windows App SDK was released in November 21, so it's relatively recent. And we had already some internal experiments. We have now a working demo written in Delphi. I mean, the 11 Alexandria release. And that is a starting point if you want to explore or play around with it. As you'll see, it allows defining using the facing SAML or just creating objects in code. It's going to get out either later today or tomorrow as a demo in Getit. And also, I'm going to write a blog post that's basically going to have the README, which is fairly extensive, plus possibly some additional information. Now, there is a prerequisite. You need to install the Windows App SDK as a developer on your dev machine. That includes a DLL that you need to. That you have the right to distribute with your application.
plus the end user needs to have the Windows app runtime loader. Sorry. Yeah, this is I wrote that slightly wrong. Anyway, there is a runtime that you need to distribute that your customers need to have on their machine. If they have Windows 11, they're most likely covered, but they have Windows 10, they might need to install the Windows SDK installer runtime. Plus, there is this loader in the SDK that you need to distribute with the application. If you've done anything with Edge browser, the T-Edge view component, it's the same exact set of requisites, but they're different files. So there is a runtime that people need to have on their and computers to run the application. Plus, there is a DLL that you need to distribute along with your XE. Now, there is another caveat. The demo has a ton of code. And the reason it has a ton of code is that we had to refresh the WinRT header files for all of the classes used by WinUI 3 because we have them, we ship them with RustUDIO. But of course, the version we had in the last RustUDIO release from August doesn't include the change that Microsoft did in November. So this is basically a full set of WinRT header files that are part of the demo, but logically should belong to the runtime. Next slide. Beh, interessante questa cosa comunque che si inizia a sperimentare con quella che teoricamente dovrebbe essere la libreria poi per eccellenza o la più, come dire, quella più spinta almeno da Microsoft per lo sviluppo di applicazioni Windows con interfaccia nuova, fluent, eccetera, eccetera. E, interessante anche comunque il fatto che pur non avendo al momento componenti o cose che riguardano questa architettura riescano, cioè potendo importare le API, creare degli header file, si riesca a fare breccia dentro queste librerie e riuscire a creare delle applicazioni con qualcosa che è non Delphi, usando Delphi, quindi ovviamente dovrà essere tenuta d'occhio, non perché ci sia magari l'urgenza di abbracciare questo framework, però il fatto poi di poterlo fare chiaramente dà una marcia in più, perché Microsoft ti obbligherà a farlo, noi magari avremo qualche scelta in più legata al fatto di poter usare la VCL ed eventualmente avere qualche nuovo controllo, qualche progetto, un template di applicazione che invece lavora con questo tipo di libreria, anche se mi pare di capire che sia ancora presto per parlarne, anche per guardarla, visto che siamo l'SDK 1.0, c'è da installare roba e quindi addirittura per chi ha Windows 10, che non è neanche, cioè non è l'ultima versione, però non è neanche Windows XP, quindi sei curioso di vedere, e probabilmente lo faranno vedere come sono. So this is how it's going to look, and I'm going to run a demo. Actually I have a recorded code and steps, but I'll explain you what's happening in that video shortly. Again, the demo has two things: runtime components and XAML based elements, and hooks up the event handlers. So yeah, we can get it going. It's 5 minutes, so it should be fine. So the starting point is an application you need to write. This is a console app technically, because there are some logs and some error messages or strange conditions that as a developer you might want to see as they happen. So the important thing there is to just build an application. This is just a regular application. It uses a bunch of system classes that are part of the WinAPI. And as you can see here, along with the demo, we are shipping all of the units. Some of them are new, some of them are updated compared to what's in RAD 11. But basically, just keep them in the folder of the demo, and everything compiles and runs very, very smooth. So the demo is big, but because there are all of these generated header files for the updated UI. Abbiamo tutti gli header file, possiamo fare. Possiamo fare tutto. The code basically has a relatively simple main, and in it. We need to check for a few conditions. In particular, we need to check if you are running the application as elevated, because that just doesn't work.
you have to run as an Android, you know, user. That's a requirement for the Windows App SDK today. But notice that you can run either the package application with MSIX or APX, but you can run it as a regular, what might as well call non-package application. So just a regular XE, built with Delphi, nothing special, just your XE, it will run as is. Now, there are some other checks there in that code in terms of that bootstrap initialize is that DLL that's hooked in. And again, you'll get error messages, in this case, console only, if something is wrong with your configuration, you have the wrong DLL or missing DLL or anything like that. Now, the core of the code is that main function. That should get to. And that main is the starting point in terms of the core application, while most of the actual code is that app unit we'll get to in a second. So main basically calls T application start, where T application is not VCL T application, it's another T application provided by WinUI application model. And what is passed as parameter is anonymous method. So it's, which is kind of a strange way of coding, but hey, that's required by the system. So we're mimicking it. And basically we are mimicking what C# or C++ demos do. The main point here is we're creating this T-derived app. This is our code. This is the code that's written. Everything else is more boilerplate that eventually we'll get rid of when we'll fully support and integrate this type of technology. But for now, you need the boilerplate. And you need that factory class, you need to create a few of the items, but the real code is completely under this T-derived app class that's in the secondary unit. Now it implements a couple of specific interfaces, it has a starting point, this on launch, where we're building the UI. And then it has event handlers. These are the two main things that are there. So the creation of the UI is done in multiple different ways. One of them is just creating controls. You can create controls. You can create a stack panel, and you can create a button. This is the code that I just highlighted. So there is a T stack panel create, and then a T button create, and the button is hosted by the stack panel. Now there is a little extra boilerplate. There is an event handler installed at some point in that code and hooked to the control. The other option is use XAML. So the same code, stack panel with a button, you can define XAML with text. And then what you can do is basically, loading the XAML content into a reader, and that generates your user interface element. So the UI element is a generation of a bunch of things through XAML. Bello però questa possibilità di utilizzare addirittura XAML, che chi non lo conosce è un linguaggio, è uno standard XML che viene usato in WPF, ad esempio in Xamarin, per definire con file XML l'interfaccia. Quindi pensate a una sorta di DFM con un po' di evoluzioni, perché basandosi su XML ovviamente ci sono i namespace, c'è la possibilità di integrare risorse, pulsanti, stili, quindi per fare applicazioni alla FireMonkey, quindi moderne, con gradienti che sfruttano comunque la scheda grafica. Quindi questo è interessante, perché è un tipo di tecnologia che normalmente non utilizziamo, non abbiamo mai indirizzato, tranne qualcosa di WinRT per le tile di Windows che sono poi scomparse, cose di questo tipo. Quindi poter arrivare anche a sfruttare queste cose non è una cosa malvagia. No, there is another piece of XAML, again, clone from one of the Microsoft demos, that is a bit more complex. It's a grid hosting a text block with multiple lines of text. And again, same process, XAML content is loaded and generated. Now, when you're using XAML, then you need to find the right control to hook the event handlers. If you're creating the button, you say button on click do this,
But if you are creating the UI with XAML, you don't have a variable for your control, so you have to hook them up, basically searching for them, and then you can hook the controls. And event handlers are fairly straightforward. This on click is used by both buttons, even if they're created differently. The button is the sender. It's kind of, we've seen, it's not that different from the dev side of things. So sender as I button. And then what we do, we change the button content string to click. So it's relatively simple code. For the text block, we have the mouse events, I mean pointer enter or exit, and the code changes the color depending on the state on the position of the mouse relative to the surface of the control. So slightly different ways of building things. Yes, the code is not trivial, it is complicated, but it's on par with what you'd write in C++ for a similar application. And then I think, let's see the application actually running. This is it. Again, there is the console behind it. You can disable it. You can remove the console and the right line statements. But this application, you can click on the buttons and they turn click. You can move over the mouse over the text and it changes color. So two simple event handlers. But it's really nice to be able to build an application like this with a completely new UI logic and set of UI controls using Delphi. The trouble is you can really mix that with a VCL application. That's a limitation of the current implementation of WinUI 3. Microsoft has promised support for what they call XAML Islands, which is the ability to mix, have a portion of your UI based on XAML, while the rest is a regular Win32 application. The other thing, remember, you need to ship that Bootstrap DLL. That's something that needs to come along with your application, plus have the engine, the WinUp SDK runtime, the WinUp runtime installed on the target machine. Again, the blog post will have all of the links with their direct downloads. It's really simple to set up things and to get things going. And that's the demo. And again, in terms of follow-up, the main point is we've been exploring and delving deep into it. Again, we have a demo available shortly after the release. We are looking forward to the ability to do a mix and match and integrate with our UI libraries. For now, that is not a real possibility. Microsoft is still fully developing it. The next release plan is for November 22. So by November 22, we'll understand what the exact scope of the technology and the use cases, and we'll come up with a plan for supporting it in our libraries, if that's a possibility at the time. But for now, if you decide and want for some specific application to build a fully WinRT or WinUI 3 UI, you can do it. Again, might not be exactly trivial, but you can use XAML, you can use external designers, integrate that into a Delphi application and run it from there. So I think that's quite cool. That is cool. Sì, in effetti. No, l'unico ostacolo, appunto, come diceva, è che al momento non, pur se lo stanno prevedendo, non c'è modo di fare un mix and match VCL con questi controlli, perché è un'architettura a parte, ma l'intenzione appunto è quella di supportare questo tipo di utilizzo proprio cioè all'interno di Project Reunion, quindi all'interno di questa tecnologia, per cui nel momento in cui verrà rilasciata diventerà, come dire, quella la versione definitiva, si vedrà che tipo di integrazione ci si può fare e se vale la pena ovviamente un investimento per avere, pensi sarà possibile approfondire una tua live questa cosa qui, ma è talmente rudimentale che bisognerebbe, tanto devo dare un'occhiata al demo così vediamo di cosa si tratta, anche se
Cioè, lo stato attuale, essendo, come dire, un po' sempliciotta, se uno deve fare un'applicazione con questa libreria, forse gli conviene veramente utilizzare al momento un linguaggio Microsoft, almeno per adesso. Pare che, se ho ben capito, cioè usa XAML, ma allo stato attuale non è né WinForms né WPF, è una cosa nuova, quindi finché non è definitiva. Cioè io mi guarderei un attimo dal fare un utilizzo di questo tipo di librerie, fermo restando che tu cosa Visual Studio avrei avuto modo di usare XAML, sì, mi è capitato per degli sviluppi in WPF e mi piace, cioè, ha il vantaggio di essere molto potente, però ecco, su certe applicazioni, magari business, però con un po' di effetti, con un po' di cura, con un po' di grafica come quella che attualmente facciamo in FireMonkey, l'approccio di WPF è molto complesso, cioè devi veramente conoscerlo bene, approfondire bene XAML e il funzionamento di WPF, studiarti delle librerie di terze parti che però sono quasi incorporate perché le usano quasi tutte come un WPF Toolkit che implementa MVVM e quindi tutti lo utilizzano evitando la gestione dell'on click ma creando quello che è un comando. Cioè una classe che ha una logica che esegue delle operazioni ed è direttamente, puoi fare direttamente il binding con dei controlli visuali. Cioè la versione più estremamente più complicata e farraginosa di quelle che per noi sono l'action list e l'action. Cioè l'approccio Delphi ottiene gli stessi risultati in maniera molto molto più semplice. Poi è chiaro che su XAML e su WPF ci sono delle cose che in Delphi non si ottengono perché XAML è molto più potente, cioè può contenere dei dizionari, quindi immaginiamolo come un DFM dove all'interno potremmo mettere anche delle risorse che rappresentano magari degli stili che definiscono dei colori da usare cross project, associate una chiave, cioè è un contenitore di dati molto più complessi perché XML chiaramente è uno standard che consente di raggiungere questi risultati creando un dialetto e un supporto design time che è molto, però per certi versi mi appare complicato rispetto agli approcci che abbiamo ad esempio su FireMonkey che alla fine lato mobile sono secondo me più efficaci, più immediati rispetto all'uso di XAML. Cioè, XAML molto potente, ma riuscire a lavorarci sfruttando gli strumenti, quindi non scrivendo codice inutile e utilizzando questo, diciamo, diventa H-coding. Benvenuto, c'è un ride in corso da parte di H-coding che non conosco, quindi piacere, grazie innanzitutto per l'approdo. Dal nome direi che H-coding sicuramente ha a che fare con la programmazione. E noi si stava seguendo un webinar di festeggiamento, ma di più che altro di preview di cose future di Delphi, linguaggio di programmazione e ambiente di sviluppo che compie 27 anni e quindi dall'onorata età e la maturità raggiunta. Buonasera, ben arrivato. Immagino che quindi siete arrivati dal canale di H-Coding che farà coding, suppongo. Faccio uno shout out così imparo subito. Vedo subito H-coding, a meno che non l'abbia già visitato, ma si parla di software and game development. Chi l'avrebbe mai detto con la parola coding? La parola coding dice già tutto, quindi ci andrò a fare un giretto perché non mi sembra di non esserci mai stato. Quindi sì, questa settimana compio gli anni Delphi, poi .NET che fa 20 o 25 anni. Oddio, un momento di un vuoto di memoria, però. E
E niente, quindi si stava guardando questo webinar e parlando un po' del più e del meno. Qui tra l'altro si parla di integrazione di cose di Microsoft e quindi neanche cose quindi della concorrenza, però vabbè, cioè, chiaramente si sviluppa per Windows oltre che per Android e iOS, quindi è normale che tutto quello che arrivi da Microsoft vada un attimo guardato con un pochino con occhio critico, quindi. Io l'ho scoperto stasera, H-Coding, invece noi già ci siamo più volte incrociati. Andrò a dare un'occhiata, perché almeno così finalmente un po' di gente altra gente che fa coding, pian pianino, riusciremo a ribaltare Twitch e trasformarla in una piattaforma di coding live invece che di gioco. Vabbè, in realtà mi piace anche guardare la gente che gioca, quindi quando il gioco mi diverte, per cui niente, diamo play, vediamo come prosegue la Very cool, thank you, storia. Marco. The ebooks are available in the handout section now, by the way. We got those, you got Ah, them last time, so 20 anni, that's why I'm 20 anni, è vero. Gli hanno dati 5 di più, ma vabbè, l'avevo fatto più maturo di I love quello that worst think that case was scriptful. scenario. That was actually the first time I'd seen that step down, although you've obviously told me it's been underway for some time. Put That was really Python cool in to my see. Delphi. Yeah, it's quite intriguing. I've been very happy. I'm sorry, Jim, you were going to say something, please go ahead. Qualche italiano c'è, nel senso nella chat, intendi cioè che fa coding su Twitch, immagino. Ho capito dopo perché stavo pensando qualche italiano nel video, invece no, c'è detto, non ha senso quello che sto pensando. E quindi sì, ne seguo diversi anch'io. C'è Kazuken, ad esempio, che è Emanuele Bartolesi, c'è Marco Minerva, cioè, a volte guardo un po' di live su .NET. Poi c'è un prof che stream e fa un po' C++, un po' Java. Cioè sì, avevo capito, c'ero arrivato, ero io che ero partito a pensare un gioco che perde si dispera il posto nostro. Esatto. Oppure che imparare un po' come si gioca. Sì, no, qualcuno c'è, è chiaro che non siamo migliaia, proprio pian pianino, come dire, stiamo arrivando. Quindi io sono qui un po' da un annetto, faccio live prevalentemente su Delphi, ma più che altro perché di JavaScript già se ne parla, di .NET già se ne parla, e quindi ho detto portiamo qualcosa di inedito. Ah, esatto, quello lì, il prof Apollini, che vedo anche su YouTube. Ma poi nascosti, chissà quante ce ne saranno, perché a volte bisogna essere collegati nel momento giusto e farsi guidare un po' ma no, ce ne sono alla fine, quindi stiamo anche cercando un po' di. C'è anche qualche podcast, quindi si cerca un po' di fare community, anche perché poi dall'uno dagli altri si impara sempre un sacco di cose interessanti. No, actually, I was gonna say something since we're saying is that I love that it's like this is the early look at it, and it's like, well, it's about as much work as if you're writing it in Visual Studio, Visual C++, but eventually it will be more Delphi like and like you're to do. That's one of the things that that's one of the things I love about Delphi though, is that you have this high level super productive stuff we can do with it, but then it's like, worst case scenario, you can reach down and access all the APIs and do everything manually as if you're using a not, Poi ci sono tante meteore, sì, gente che, ma ci credo anche perché magari ci sperimento un po', poi uno non ne ha più voglia e quindi. Infatti mi sto ancora chiedendo perché sono ancora qui, però. No. Però sì, mi piace. No, qui si stava parlando nel filmato, ad esempio, del fatto che questa è una tecnologia visuale, quindi sicuramente se butteranno fuori qualche preview in Visual Studio con un designer si riuscirà a fare qualcosa. Però, come diceva giustamente Jim McKeith, che è developer evangelist. Anche se non hai una superficie, quindi di progettazione, hai una tecnologia in beta, hai delle API, puoi sempre utilizzare un ambiente di sviluppo ad alto livello, un linguaggio
ad alto livello, però che ti dà anche la possibilità di scendere e andare a importarti direttamente con degli header file, delle API come faresti in C++, e quindi invece di drag and drop vai giù e scendi, scavi e ti metti praticamente a basso livello a vedere la, come dire, la, a Something besides Delphi. chiamare delle But API di una tecnologia che ancora non it's è still neanche doing it. uscita, It doesn't lock you out from stuff, so. quindi non rimani praticamente mai So it's a bloccato chance da to questo punto go di to the next vista. slide. It lets me go back but not forward. Tra l'altro è scritto anche bene questo codice, pur essendo So una this was preview. something that I've done a couple webinars on Python recently, and a few people have asked, what's with all the Python stuff that we keep talking about? Un po' And so inquietante I thought it'd be a good idea just to chat real quick about this, because I think questo it's a ramarro really qui. big deal, really important. So one thing is, I used to be a big language competitor person, right? If someone would told me why they were using something besides Delphi, I'd tell them why they were wrong. But I've come to realize that as a senior developer, someone that developer that does quite a bit of work, usually we have multiple tools in our tool belt. So it's about right finding the right tool for the task, not about saying one's always right. So generally speaking, Delphi is great for most things, but occasionally there are times you want to have something different. And so this Python for Delphi bridge that we're working on gives you the ability to combine Python and Delphi. And actually, we're looking at a few other bridges as well. I know some people that use frequently we use JavaScript as well, right? If you're doing something web-based, you probably have a little JavaScript in there. So, or C++ Builder. If you got Rad Studio, you can combine C++ Builder and Delphi, which is really actually extends the reach of your Delphi È there morto because uno. you have access to all the great stuff out in the C++ world. So the C++ or the I'm sorry, the Python offerings we have PyScriptor, which is We it's a IDE we've sponsored that's built in Delphi. We have the Python for Delphi Bridge, which is the technology that PyScript is built on that we sponsored as well. And there's two GitHub repositories on this I wanted to point out. This is the official one, is the PyScripter Python for Delphi, but we have a fork that we make changes to, and those changes are being accepted into the PyScripter one, but they're not always up to date. So frequently we get some feedback on that from the maintainer, and sometimes we make more changes before it goes in, or he accepts the changes in a batch or whatever. So just so you know, if you're looking for some of the stuff that we've made changes, they're in this branch here. And then we have these two libraries here, Delphi VCL for Python and Delphi FMX for Python. What these are is they are the VCL and FireMonkey as Python modules, giving Python developers the ability to make great GUIs. So we took a look at this Python for Delphi bridge and saw that it goes both directions. You can make Delphi libraries available to Python and Python libraries available for Delphi, which is fantastic as a Delphi developer because now you can go out and get all these Python libraries, especially around machine learning and big data and such, and just use them from Delphi as native libraries. And we're working on some examples around that. But we also saw that there are some GUI libraries out there for Python, but they're okay. They're not great. And so we're like, you know what? Delphi has amazing GUI libraries, and they're really mature and fantastic, and they're cross-platform with, in the case of FireMonkey. So we've taken these and we're making them available to Python. Now, VCL is Windows only, but then FireMonkey actually lets you build Python applications for Windows, Mac, Linux, and even Android. And so we have some examples. If you go look, we have a couple recent blog posts. I have a couple recent blog posts on this that show building Android application with Python, which is pretty freaking amazing in my opinion. I think there's a lot of great stuff we're going to see here in the near future. So a lot of great stuff we're working on. So anyway. Beh, questo l'abbiamo visto anche qua sul canale la settimana scorsa. E in effetti sono idee interessanti il fatto di sfruttare questo componente, questa diciamo, libreria Python for Delphi che ti consente di, come dire, aprire un ponte verso Python e quindi combinare la potenza di Delphi con il linguaggio tipizzato, un linguaggio per applicazioni, come dire, high-end, per utente finale, eccetera. Con un linguaggio invece di scripting dinamico come Python, che ha un sacco di librerie, come diceva giustamente qui Giuseppe,
Jim McKeith tra matematica, machine learning, e quindi è molto usata per questa prototipazione. E avere un bridge vuol dire combinare il bello di tutte e due le tecnologie, e quindi magari farmi una bella interfaccia utente in Delphi in questo caso, e a quel punto agganciare qualcosa di Python per la parte, come dire, appunto prototipale, o comunque la parte che voglio codificare usando una cosa che è disponibile in Python e magari per Delphi non c'è. Però la cosa ancora più interessante è poi la tecnologia che hanno usato per realizzare questo PyScripter, che è un editor per Python leggero che è stato creato con Delphi, con questo bridge. La cosa pura più interessante, come dice Jim McKeith, anche accattivante, è sfruttare questo bridge per rendere disponibili agli sviluppatori Python la possibilità di scrivere il loro codice interamente in Python, di usare le librerie Delphi per l'interfaccia utente, e andando quindi ad aggiungere uno strumento in più a chi lavora in Python e preferisce lavorare, continuare a lavorare in Python, uno strumento in più per creare delle interfacce utente fatte bene. Nella live della settimana scorsa abbiamo provato anche a usare i temi, abbiamo messo giù una listbox, i controlli, abbiamo messo giù degli eventi, abbiamo fatto un pochino di cose con Delphi VCL for Python e funziona alla fine, quindi sono prodotti open source. Da quello che mi risulta c'è un po' anche sperimentali, cioè sono stati creati un po' come un tentativo di vedere, vediamo cosa ci salta fuori, e poi, siccome la cosa è venuta bene e funziona, ovviamente sono stati un po' diffusi, pubblicizzati e comunque rilasciati open source, e secondo me sono molto interessanti, non tanto perché dico Dio, uso Python, mi serve, cioè, però il fatto di poter creare degli strumenti a chi utilizza questi linguaggi molto diffusi è sempre un modo per far conoscere una libreria interessante per fare interfaccia utente, che potrebbe chiaramente invogliare qualcuno a dire: beh, sai che c'è, cioè, mi piace Python, mi piace fare però le interfacce utente con la VCL, magari mi prendo un Delphi per costruirmi in maniera più comoda, e usando il bridge, invece di scrivere interamente in Python, mi unisco un po' le due cose, uso i due linguaggi per creare un'applicazione finale che metta assieme un po' queste tecnologie. Quindi ogni tecnologia ha il suo tool ideale, avere a disposizione due tool integrati che gestiscono due scenari molto diversi di utilizzo è una cosa, come dire, interessante da averci in cintura da poter usare. Batman, se ce l'avesse Batman, ovviamente. I criminali, no, beh, a parte le minchiate, quindi VCL specifica per Windows, e invece grazie a FarmOnky si va invece su altre piattaforme come Windows, Mac e Linux e anche Android, quindi e questo secondo me è una delle novità più interessanti, non per quello che è essenzialmente, anche se secondo me è una cosa un po' strana effettivamente, cioè scrivere codice in Python io non ci sono abituatissimo, però l'altra volta avevamo fatto qualche prova e c'era venuta fuori un'applicazione VCL con dei click col codice Python che gestiva gli eventi, e quindi fatta proprio a tutti gli effetti in Python, quindi i componenti sono quelli che conosciamo, la logica è quella che conosciamo, ma abbiamo scritto tutto in Python, è interessante, è comunque vero open source. Belle, comunque una bella idea. So question might be why are we distracting ourselves? So one thing about this is it's not we're not pulling a lot of time from our architects and main R&D over onto this. It's kind of a side project. It's open source. It's all most all being done externally. It's something I've been focusing on and then have some external developers working on. Occasionally we get some feedback from the rest of the community, rest of internally, but really it's separate. So it's not something we're distracting efforts in Delphi from. It's something we're able to focus on separately. So I don't know if Marco or David or Kyle, if you wanted to add anything to this. I think it's really important and exciting, but I know some people are confused as to why
Embarcadero, the makers of Delphi, is now talking about Python so much. Yeah, this is Kyle. I'll just say a few words here, and you know, one, just a thanks to all the attendees here. We're obviously encouraged by the community around Delphi, and we want that community to grow. And one of the ways that we see an opportunity and see a way that we can showcase the power of Delphi is by making these connections or bridges, as Jim mentioned, to other languages and other workflows. And like you said, I mean, there are specific tools for specific tasks, specific languages that do things better. And we are we realize that from a high level at Embarcadero, that we aren't a one size fits all. We're not going to provide everything for everyone. But if we can connect to other languages and connect to other tools, it makes a greater ecosystem. And that's all we're about. You know, Delphi doesn't survive in a vacuum. It has to be useful and relevant to new trends and new things in development. And an easy way for us to attach to that is to just do that, to attach to what's going on outside of Delphi. So we think there's some value here. You know, a lot of our focus has been on, well, you know, showcasing how we can get give you as Delphi developers opportunities to use Python as a part of a piece of your workflow. But as we mature in this kind of bridge, we'll look at bringing more of the power of Delphi into Python and what that looks like. And so filling both of those needs and bridging that gap there, I think we're going to see this community grow even further. So we're wanting to do this as an opportunity to keep this going for another 27 years. Yeah. If I can comment there as well, I was been thinking about this with what the Delphi way is, and Marco showed earlier WinUI 3 and all the code that's required there, and we know the Delphi way makes it a lot simpler to make UIs. In the same way the Delphi wraps the old WinUI, and there's something else that is about Delphi and Embarcadero that perhaps isn't quite so obvious, but we have a long history of language interop. Which I'm aware of because I work on the C++ side, which obviously works with Delphi a lot. C++ benefits hugely from the Delphi libraries that is available to C++ devs. And I think working to make Python accessible to Delphi devs and Delphi accessible to Python devs just fits right in the DNA of how Embarcadero does things. Da quello che parla il product manager di C++ Builder, che è un tool integrato, cioè per chi compra solo Delphi ha la versione, come dire, al linguaggio Delphi, è praticamente questa è versione Object Pascal dell'ambiente con ambiente RAD, con il linguaggio e tutto il resto. Esiste anche C++ Builder e il prodotto RAD Studio, che include entrambi i linguaggi e le tecnologie. Di fatto sono molto simili, tranne che in un caso abbiamo codice scritto in Pascal evoluto, nell'altro caso abbiamo codice scritto in C++. Comunque questa slide riepiloga molto bene quello che si diceva prima, cioè non è una cosa, non è che loro adesso si stanno distraendo per fare dello sviluppo Python, semplicemente sono progetti open source. Python for Delphi è un progetto open source che già esisteva, e quindi qualcuno, Jim McKeith, gli ha avuto l'idea di provare a utilizzarlo per rendere accessibile qualcosa agli sviluppatori Python, e quindi è una sorta di progetto open source che nasce quasi a livello hobbistico, però che comunque ha la sua importanza, perché è un'occasione per far conoscere a sviluppatori Python ovviamente l'esistenza sia di Delphi che delle sue librerie, di quello che può fare e anche della possibilità di integrare le due cose. Quindi il product manager di C++ Builder penso che parlerà poi del fatto di eventualmente integrare anche quella parte che lavora con C++ con queste librerie, e quindi farà anche un Python for C++, per così dire. Quindi anche se lì chiaramente c'è la possibilità di accedere poi a delle librerie già forse esistenti, che realizzano già questo tipo di bridge per altri compilatori, è un mondo un po' leggermente differente, e quindi io lo trascuro un po' perché non sono interessantissimo, però vabbè, li sentiamo. And if I share a bit of history actually, which I just thought of a few minutes ago,
many, many years ago, and to cast your eye back to 1998 or 1999 or something like that, teenage Dave used to make maps for Quake. And the map editor I used was Quark, which was written in Delphi. And Quark was actually half built in Python. It had Python bindings, and this Delphi app, which was really advanced actually, making 3D game maps, used Python heavily. And I actually just remembered that a couple of minutes ago, but I think it's interesting because of such a long history of Delphi and Python interacting. Yeah. For me, the real benefit as well for including Python or making Python and Delphi work a little bit more closely is the number of libraries out there for things like machine learning, object recognition, automated object recognition is massive, absolutely huge. And many of them are done in Python. I don't know why, because I suppose it's easy to do or something like that. But it means that we can actually bring some of those capabilities into Delphi apps very easily, which otherwise would be quite difficult unless you're relying on REST interfaces. But some of these Python libraries are very well matured, I think is the word I'm looking for. They've been used a lot. They're very well thought out, and all of the bugs have been worked out of them because of the mass amount of users using them. And we can bring them into our Delphi apps, and all of a sudden, you can have a mobile app that's written in FMX talking to Python and can do some quite incredible things with machine learning and AI and object recognition on cameras and all those kind of things that we can do, but it's actually a lot harder in Delphi because we just don't have the libraries available currently. Yeah, and one of the things, honestly, is Python. There's a huge community of Python developers out there, and so we figure it's a great way to introduce them to the fantastic productivity of Delphi, right? So we give them a free tool that lets them build GUIs, and they're going to be like, oh, this is pretty useful. And maybe they'll come and pick up a little Delphi too. So anyway, so we're pretty excited about it. Hopefully you're excited about it too. There's a few questions come up here about Python. If you go to our blogs, you'll find a couple of recent webinars I did, and I have blog posts about that, but you can find a lot more details about it. So go check that out. And now I'm going to turn it over to Ian real quick to talk about Skia for Delphi, which I am really excited about this. They just had a version 3, and I've had so many people messaging me saying, "Have you seen version 3? It's so cool." So definitely something we need to talk about today. Yeah, well, I hope my demo would do it justice. Jim, I need to be able to share my screen, so I think you need to. Ok, dopo Python si passa a parlare della famosa Skia for Delphi. Il porting, cioè il porting, l'implementazione de Delphi della libreria grafica Skia di Google, che è alla base poi di prodotti come ad esempio Flutter e tanti altri ambienti che lo utilizzano come appunto engine grafico. E per cui qualcuno di volenteroso, direi l'omino là in alto, che si presenterà, non mi ricordo il nome, o non me lo ricordo, è veramente difficile da dire, che è scritto, non so come pronunciarlo, però vabbè, comunque comparirà. Hanno rilasciato di recente questo progetto open source, chiaramente sempre, come dire, appena rilasciato, quindi con qualcosa da sistemare, ma che pare sia però effettivamente molto molto completo, molto funzionale, molto fatto bene. Ci hanno lavorato un sacco e, se non ricordo male, sono stati anche premiati con lo Spirit of Delphi, che è un premio annuale che Embarcadero dà come dire, a chi si distingue per progetti di sviluppo e nella community. Ed è una delle cose che sarebbe interessante provare in live, ovviamente proprio con modalità discovery, cioè ci mettiamo lì, proviamo a pocciare, vediamo che diavolo c'è stata fuori e quali sono le caratteristiche di questa libreria. Io sono rimasto, ma probabilmente lo farà vedere tra poco, un attimo stupito su alcune feature legate al formato PDF,
che sarei molto curioso di approfondire perché lato Delphi ci sono dei componenti commerciali, ma su quel lato c'è poco, mentre, come dire, ecco, Sandro che fa spoiler, vedrai la demo è sbalorditivo, no, so che a livello grafico hanno fatto una bella cosa e questo upgrade FireMonkey Canvas non ho capito se cambiando, diciamo, con due righe si riesce effettivamente a dire a FireMonkey adesso utilizzi questa libreria al posto di quella, come dire, tradizionale, cioè utilizzi quel canvas e quindi scrivi le parti grafiche con schia invece che con. Sarebbe una gran bella cosa perché per certi versi so che reciprocamente hanno dei glitch, però vabbè, Ah, andiamo a vedi qui. vedere cosa tira fuori. Però dalle Six premesse string sembra dot una cosa blocks. molto molto interessante, molto molto. We have multiple monitors. You know how it is. It's like, which one is the one I want to share? Ha più monitor di quelli che riesce a That looks condividere. like the one. Hopefully you can see my Delphi. Anybody not see it? Yeah, that sounds good. Okay, we haven't got anybody saying, "Oh, I can't see it." That's good. Okay, so Skia for Delphi. What should we talk about Skia for Questo è un Delphi? pazzo, Well, questo è un Skia for pazzo. Delphi is an open source project. It's actually written by two brothers primarily. The two brothers are, and I've tried practicing saying the names because they've got quite extraordinary names for an English person to try and pronounce. It's Paolo Barbosa and Vinicius Barbosa. Couple of brothers. They are probably some of the smartest programmers I've ever come across. Really, really do know their stuff. And Ah, ok, parlo we have talked degli about it before sviluppatori, at the due Delphi fratelli che hanno Con in fatto. 2021. And you should be able to see the project here. This is where it is. It's at the Skia for Delphi GitHub repository, but we're going to give the links to you later. And really, because we haven't got a massive amount of time, I'm going to give you a quick overview of what version 3 can do. And later on this week, we're going to do a more extended video because we're very excited about this project. We think it's a really incredible project and a nice blog post to accompany it as well. So let's pull up the demo. And if I just run it, where did I get it Pronti via. Ah, un running? mega Eccolo qua. demo, il classico mega demo. Chi era Dev Express che faceva un mega demo.exe per. It's all swapped as I see your wallpaper now. Yeah, hang on just one second. Here it is. Oh, it's hidden behind. Oh, you know what? I've got all my little icons hidden behind the screen. Right. So this is their little demo app. Skia for Delphi is used. Skia itself is used in a number of different projects, including Flutter, Firefox. Lots of very big projects use it as a graphics engine behind the scenes. And it does some nice little things like allow you to show these types of animations. This is called a Lottie animation, animation. And these animations are kind of weird because they're actually JSON files, and that's how the animation is described. In the full demo that I'll do, I'll tell you where to find those. There's a whole repository of ready-made animations, so you can make your own as well. It can do sorts of things like this, where they are cool little animations, but that's only really Bello. a small part of what you can do with this library. If I grab this and pull this over like this, I'm gonna make this a bit bigger. But you can see there's multiple animations running at the same time. It can run animated GIFs, which actually is a big bonus. Now, what you can't see here, probably because of the streaming quality. First of all, the amazing quality of this animated GIF, but also the smoothness of it. A lot of components that you see for Delphi that can do animated GIFs are actually a little bit jumpy because they're relying on timers and things like this. But this is using the Skia library in the background. Another thing you can do is WebP, which is a new format Ah, for WebP anche.
graphics and basically replaces things like JPEGs and stuff like that. But this is only a very small part of what this library does. So if I show you one of the other things it can do, very, very smooth distortions of images and things like this. So if you can imagine that you're writing something to, I don't know, manipulate graphics of some type, even maybe even an X-ray or something like that, but I don't know. Something where you need to transform the images. Look at how smooth that is. I'm moving that mouse around, no jagged edges down the side or anything like that. Absolutely incredible. If we choose this demo, this is probably one of the cooler demos as well. Again, might not show up on a video stream, but that is incredibly smooth animation. That's taking an image and it's allowing you to rotate it in three dimensions and in the Z order and the X and Y axes and things like that. Very, very smooth. And this is all simply done with the control. There's not lots of complicated graphics going on in the background and manipulation. Not lots and lots of code. But perhaps the most exciting demos is this. Now, I don't know how well this shows up on the screen. Hopefully you can see that reasonably well. But that is some text that's coming across as a bunch of particles. Particles are one of the new things that's been introduced in version 3 of this library. Absolutely incredible. Just imagine the kind of, you know, screens you can put in, even if you just had a simple splash screen or something like that. It's the wow factor. When your app first starts up, it starts with an animated splash screen that's got some of these things in it. Really absolutely amazing. You can see it's interacting with my mouse and so on and so forth. Now, those are the kind of more pretty little things that it can do. It can do some other cool things like this. This is a shader animation. So what this is doing here is it's animating the shading of an image so that it gives it an animated effect. This is absolutely crystal clear on my monitor. There is no jagged edges. It's all anti-aliased. It's all done in real time, and it is not in any way stuttering on performance. I can shake it around and do weird things with it. This is the Windows 11 machine I'm running on, but it will run on almost any version of Windows, I think from 10 upwards, actually, to be fair. But, anything recent. But look at the quality of this. This is the kind of thing that you can... Ci sembra una mega frappa, una mega... No, è veramente da solino, probabilmente non si riesce a vedere, anche perché stiamo guardando la registrazione... cioè live streaming di uno streaming inviato in streaming, quindi è chiaro che il tempo reale sarebbe impossibile, però sarei curioso di scaricare il demo e vedere effettivamente la fluidità, che è la cosa che pare più stupisca di questa libreria, cioè estremamente fluida, però dice non ci sono bordi frastagliati, non c'è un anti-alias impreciso, cioè proprio veramente qualitativamente il top, quindi fatto proprio benissimo with this app with these set components. And you can see here that the shading is actually following my mouse, and again it's rendering in real time. You can't see it very well, I'm sure, on screen, but this is a incredibly smooth radial grad fill there. And if you think about this as a button, if you remember in Windows 10 and Windows 11, buttons have this kind of effect over. So it's actually, you can, you know, make this appear over the top of a button. You can use that kind of thing to add some very cool effects. Look at the quality of this. Again, just a shader animation. Absolutely mind-blowingly good. I cannot say enough good things about this library. Jim and I are both very big fans of this library, and also big fans of the guys who work behind it. Pensavo all'applicazione dei maialini perché è bruttissima rispetto alla qualità di questa roba. No, sì, effettivamente qui poi se uno dovesse pensare a giochi o cose di questo tipo e si vuole cimentare, qui c'è da divertirsi, nel senso che tutti questi effetti, questi colori, cioè l'attacco epilettico è dietro l'angolo, come... Ah, effettivamente molto molto bello. The two brothers Paolo and Vinicius, very very smart guys, and their code is quite incredible.
It can do some other weird things as well. You can support SVGs, and not only that, but if I pull my browser over, it can actually create a PDF on the fly as well. So there is a PNG object that's been rendered in a PDF on the fly. Again, extremely powerful, very fast, very slick, great piece of code. And I'm just going to show you one last little project, which is actually on my own GitHub as well, which I showed in the DelphiCon. I say no to that now. The DelphiCon conference, and if you didn't attend, you missed out. But if I pull this over, it's going to be over here. No, I'm a bear. There is your Star Trek LCAS computer, and I know David will be pleased about this because David, Jim, and I are all big Star Trek fans. In fact, I was going to wear my Star Trek top, but I thought, you know, I'll be a little bit more professional and have my D-Day top on Delphi Day, as it is. But if I just silence the, cioè, questa è bellissima, la dashboard della console del computer di Star Trek. I know it's a kind of cool, geeky little toy. But if you see in the top here, there are some text that is actually Klingon text. Klingon, I imagine. Because, you know, if I'm a real geek, I'm going to have Klingon on there, aren't I? And my wedding vows weren't Klingon, don't worry, I'm not that bad. But there's also some custom Star Trek fonts. And, you know, I've laid it out in columns, and there's your traditional Star Trek Next Generation style font on all the rest of it. These are all Lottie animations. All these fonts are loaded in at runtime, and it starts almost instantly and renders these at runtime. Now, you can download this project. We will put some links up to this project. But you can download this project. I've updated it for version 3, because version 3 broke the animations. In the VCL, the animations cannot be transparent. But in FMX, because it also works for FMX, it can be transparent. And while we're on the subject of VCL and FMX, the other big thing about this library is that you can have a little setting set in your Skia for Delphi option. I can't remember off the top of my head where this is, because they only released this 2 days ago, but you can actually tell it to say, use Skia for Delphi as the background rendering image library for FireMonkey, and your FireMonkey canvases will be drawn with the Skia functions behind the scenes. What does that give you? Well, what it gives you is true anti-aliasing of amazing quality. There are a few little quirks that they're working out at the moment, because I follow the project and I've got a couple of little bugs, but these guys are very, very good at jumping on top of those bugs and fixing them. But you can have all of your FireMonkey stuff rendered using this library automatically in the background. You just Skia. For Delphi library. Jim and I both believe this is the future of doing some graphics in Delphi. Adesso, a parte l'uso di interfaccia Star Trek che fa molto effetto, però pensare a un touchscreen, quindi qualcosa su o su grande schermo, comunque su un totem con effetti di questo tipo, effettivamente, cioè, la resa è senz'altro molto cinematografica e chiaramente, come dire, l'occhio si gratifica, quindi sarebbe da integrare con questo. Sì, cioè, avevo capito l'intenzione originale, però volevo fare la battuta per rimarcare di nuovo quanto fosse brutta l'interfaccia di quel gioco. Però sì, ecco, la carta in 3D ad esempio è uno degli esempi del 3D che mi piace, cioè che mi piacerebbe approfondire, ovvero sfruttare il 3D un po' come avviene qui CSS, cioè non perché magari devo programmare Doom, ma perché io continuo a fare, come dire, grafica bidimensionale, sfruttando però la terza dimensione per poter sovrapporre degli elementi o fare in modo che magari con qualcosa davanti si continui a vedere l'oggetto grafico che c'è dietro, e avere uno spazio che non sia proprio bidimensionale e piatto, ma che abbia un minimo di profondità, dove una carta possa ruotare, dove si possa vedere che ce n'è una davanti a un'altra, e quindi avere questo tipo di interazioni, che sono poi quelle più frequenti anche sulle app
per telefono o comunque sulle applicazioni tradizionali. Non c'è una navigazione in un modo tridimensionale e quindi si riesce abbastanza bello come effetto. Se questa libreria li rende così gradevoli come sembra, cioè poi ovviamente ognuno si può sbizzarrire come vuole, quindi è You know, one of the fantastico. things that's always been very powerful about Delphi is its ability to produce really good quality user interfaces, things like theming, things like cross-platform rendering in native format, but also being able to use lots of visual controls and actually low code. You know, drop the components on, set a few properties, and off you go. There's your program. You don't need to write all the complicated code to make Esatto, these tra l'altro low examples all done code, for you. cioè Drop them on. I didn't componenti. write much code at all for this particular project, and it does some cool stuff. I mean, there's a few things to do with the re rendering of the graphics, but download that and you'll see. So that's Skia for Delphi, and Sì, un pochino di codice c'è, però come si vede da quest'anteprima, tra i commenti e altre cose, è talmente semplice, talmente leggibile che insomma, ben poca cosa. Giusto per tenere, come dire, i controlli sincronizzati, per muovere delle barre, per fare un po' di cambiare un po' di valori e rendere l'interfaccia viva, però a parte questo, per il resto sono veramente tutti componenti ed elementi inseriti su una finestra con un drag and drop, quindi con sforzo I think veramente Jim's going to minimo. talk a little bit about their project. And by the way, the two brothers are actually on the conference today. They don't want to talk because they're too shy, but I just want to, you know, give them a good thumbs up from all of us and say, well done. You know, Jim and I both have said that we will help support this project because we think the work you've done is absolutely incredible. Over to Jim. Actually, so the one of the big things in 3 is that they really improved the mobile performance big time. That was in the first version, mobile performance wasn't great, but it's a little harder to demo. And I know that the live or the high speed graphics don't render real well over GoToWebinar, but it Yeah, does and very in smooth. fact, Jim, one of the things they do talk about is they've got some comparison tables, but for the very relative speeds. And we're just doing a very quick, you know, this is what it is, introductory thing here, because we've got plenty of people on the conference today. But I will do a longer, more extended kind of overview of this, because there are some comparison tables that they've run that show you quite how fast this is, because I haven't labored on that, but this library is blindingly fast. L'idea di farlo con XAML, vabbè, lì XAML è poi solo un linguaggio di rappresentazione, quindi dipende da. Cioè, XAML dice qui c'è un pannello, qui ci va l'immagine, questo è il colore da usare, poi dipende sotto ovviamente da chi si occupa poi di disegnare gli elementi che si vanno a definire. Comunque, se supportano come dicono questo progetto, sarebbe interessante vedere cosa ci salta fuori, perché pare che ci sia anche un interesse vivo recentemente Bacadero ha iniziato a sponsorizzare anche economicamente dei progetti open source che hanno una certa caratura, per così dire, che direi era anche ora, così ovviamente li si fanno crescere e non abbandonare. Per cui è interessante vedere poi cosa ci salterà fuori. Ci sono un hype, ci sono degli aggettivi molto ottimisti e quindi curioso di. And it really is a massive leap forward in terms of graphical user interfaces, graphic rendering, managing animations, new ways of doing animation, and also things like being able to support SVGs in a very fast and comfortable sort of way, and WebP, which is becoming a more relevant type of graphic format as well, which this library also handles. You drop a component on, and all of a sudden, you can run some WebP animations or graphics. I cannot say enough good things about this project, and I know you're a big fan as well, Jim. So. I am. Well, and one of the things is that a lot of the design process nowadays, people or your designers, if you hire a designer, will be designing in, I can't remember the platforms are called, but they create SVG graphics. And so you can just ex import those SVG graphics that they're creating right into your Delphi application. So you can hire a designer to design your GUI and just make that part of your Delphi application.
So. Yeah, and there's a lot of those Lottie animations already made. I mean, I didn't do any of these animations. I just went, let's find some that looks Star Trek-like so that I could do a Star Trek interface. And, hey, it worked. You know, everyone was like, hey, cool demo. I'm like, I didn't really do anything. You know, I was telling people I'm lazy. Nobody believes me, but I really am lazy. I try not to do too many clever things. But, you know, rendering the fonts, it can do right-to-left rendering and anti-aliased and... You know, you can apply shader effects to your fonts, so you can have cool kind of shaded fonts. And you could even do the Star Trek, Star Wars, should I say, you know, the scrolling credits type thing. That would be possible. You could have it disappearing into a cloud animation if you want to see. So very, very, very cool. Yeah. All right, so I need to get on to the Spirit of Delphi Award. This is the thing where we go out and recognize community contributors for all that they've done. Okay. Spirit of Delphi, un premio che danno tutti gli anni a chi si... Beh, direi che in questo caso mi sembra di aver letto che l'abbiano dato appunto a questi fratelli che hanno fatto questo porting di Schia, però cioè, mi sembra anche meritato perché hanno fatto veramente una roba clamorosa che potrebbe... ...of Delphi Development. It was introduced back in 1998 as part of the annual developer conference. Winners are selected internally. It's where Embarcadero, or at the time Borland, would recognize community contributors. Who's making a big difference out there? You're basically, I would say the winners fundamentally improve and expand what it means to be a Delphi developer. And this is where we, you know, say, hey, you know what? Sure, we're making the IDE and the compiler and the base libraries, but the reality is that it's the members of the community that are really can take it much, much further. So here's the list of previous winners. You'll notice there was a gap there until we decided, hey, we just start doing these again. And I didn't do one last year, so actually I'm going to catch up here for 2 years. But the previous winners here, Marco Cantu is one of the winners, Project Jedi, Mark Miller. Oh, there's Marco plaque. Wow. All right, I need to make some plaques up. Fantastic. So anyway, this is a very big deal, and it's an opportunity for us to recognize people that really, and if you look through this list, chances are you recognize these names and realize that they have really made a big difference. I know when I first started Delphi, the Delphi super page was a phenomenal resource. You go out there and there were components for everything. I think, I can't remember if it's still around or not, but it's not I don't use it as often as I used to. Sì, questo è l'elenco di tutti quelli che hanno vinto questo Spirit of Delphi, c'è la targhetta che mostrava prima il product manager, ci sono dei nomi noti almeno per chi sviluppa in Delphi perché sono creatori di componenti di terze parti, di librerie, oppure formatori, blogger che sono veramente famosi, fino al developer advocate più celebre che è David Intersimoni con la barba bianca e tutto il... Però vedo anche Tori Delphi Pages, ci sono un po' di nomi che non vedevo da un po'. Project Jedi, che è un progetto, una community che sviluppa, che faceva porting di API di Windows particolari, che non erano presenti in Delphi, per costruire dei componenti, come dire, un po' più evoluti rispetto a quelli incorporati, poi Rayconock appunto con i componenti Rails, dei componenti più gradevoli, più funzionali rispetto a quelli standard. Quindi qui c'è proprio la storia di Pierre Leric con Fast Memory Manager, quindi Memory Manager che poi è stato integrato successivamente in Delphi perché era molto molto veloce. Non mi ricordo la entire Delphi community, questo This Means You, sì, vabbè, grazie. Quindi, il creatore di Defixpack è un pacchetto che tutti scaricano quando scaricano Delphi, installano Delphi, vanno a scaricarsi quello, è una patch non ufficiale di alcune cose di Delphi che non piacciono e vengono immediatamente pecciate e cambiate. Qui c'è veramente Nick Hodges, the Chuck Norris of Delphi, la storia, quindi FastMM, big great thing, Andreas Hauslauden, Kerry Jensen, David I. So the new Spirit of Delphi Award winner for, oh, this is supposed to be animated, oh well,
2020 Spirit of Delphi Award winner is Dave Nottage. He runs the incredibly popular online Delphi Worlds, which is, he has got a Slack group on there. He hangs out on Quality Portal. I can't believe how often someone will say, oh, I've submitted the issue on Quality Portal, and by the time I get out there to look at it, Dave's already commented and told people to work around for it. I'm like, oh, wow. I don't know how he does so much, honestly. He maintains a number of really useful open source projects. His Castry project is incredibly powerful. If you're not familiar with Castry, go out and take a look at it, because it does everything. It's one of those projects that it just does so much. There's a lot of those out there. There's a lot of these libraries out there for Delphi that do a lot. So go out there and take a look at that, and you'll find it. There's also, I guess, Device Lens is the other one that is like really useful if you're doing Android development. It lets you view your log files and stuff like that right from the IDE. So shout out to Dave Nottage for all his work. Shoot him a message. You can find him on Twitter as Delphi Worlds, or on GitHub, or go out on his Slack right now and say, yay, Dave! He runs Delphi Worlds Slack. You can find him on DelphiWorlds.com. Very, very deserving of the Spirit of Delphi. But we do have for 2021 now, one of the problems I had is trying to figure out when to do the Spirit of Delphi Awards, and I think that doing it on Delphi's birthday for the last year is a great time to do it. So catching up and doing the 2021 Spirit of Delphi Award winner is the two brothers from Brazil making Skia for Delphi. They've been working so, so hard on this, and I'm always trying to find ways to help help people be more aware of what they're doing, because this, I think, really is going to have a huge impact on what it means to be a Delphi developer. And so thank you, Paulo and Vinicius, for your work on this. This is a big deal, really big deal, and hopefully more people will be aware of this. Go out there and download it, tell them thanks, and support their project. I've been supporting their project, and will continue to support their project on GitHub, sponsoring it and such. So They are both online as well, listening to this, so I think they've just been notified. Yay! Awesome. Well done, guys. I mean, this is amazing work, and I think all four of us were, you know, blown away by what they can do. They're really great. And this really is what Delphi is all about, is producing components that make everybody's life a lot easier as a developer. And, you know, these guys really did a good job. Really good. And we're going to go over the hour here, unfortunately, but we are here still to have conversations and such as well. But this is one of the things, because Delphi is written in Delphi and it has this really extensible platform, the fact that, you know, Embarcadero, we can make the compiler in the base libraries, and then people can take and make so much more and expand it so much with like Skia for Delphi or Dave Nottage's libraries and add-in tools and such, is a huge, huge, huge thing. And so thank you to everybody in the community. It's always hard picking Spirit of Delphi Award winners, because there's so many people out there that do so much, but definitely very, very deserving of this. Do want to remind everybody before we go into the full conversation here, there is a great deal going on right now for Delphi if you want to upgrade. Get the 27th anniversary super offer, 27% off Enterprise and Architect, which is our Embarcadero.com. Okay, yeah. It's really a fantastic resource. It's very fun. You can le offerte commerciali, vabbè, le saltiamo un attimo. Che diciamo ci interessano il giusto, senza altrimenti non finiamo più. Print it out, but you need a lot of paper. I will be printing it out. Yeah, I can use like an entire wall. Yeah. So there's some questions about the WinUI stuff, Marco. Is that something we expect to be seeing into the project in the near future, or what can people expect around that? It's really hard to tell, because it depends on what the core technology delivers and when. And what, if any, limitation would be part of the architecture? So it basically depends on Microsoft. If Microsoft makes it easy and possible and straightforward to do a deep integration, we want to have ability to use XAML islands
based on WinUI 3 as part of a VCL or FireMonkey application. So you paint a portion of your surface or some of your forms, like the entire form, but not all of the forms, with Xamarin Control. That would allow us to do things like maps on native on Windows, and well, you can already do a browser through a slightly different mechanism with the Edge browser, which is still part of the Windows App SDK. But it's really up to Microsoft, because if you look at today's version, it has limitations. Again, you can only do, I mean, it's either WinUI or VCL or a regular application, which is, well, not ideal. And the other thing, I think it's still limited to one main form only. So you cannot have like a secondary main form, because this boils back to the old WinRT and application uses the entire screen model in Windows 8, which wasn't that a great idea anyway. But that's it. So it has some structural limitation. And the other thing is determining how it's going to scale up. What if you want to have more than one XAML islands in an application? What if you want to have two of them in two different forms? We don't know what is going to be possible and to what extent and with which type of performance. So based on that, we'll work an integration plan. Worst case scenario, you'll have to write some manual code like this. But again, it's code. First time you read it, it looks weird, but it's easy to understand what you can touch, how you can change things, how you can add new controls and hook event handlers. At the end of the day, once you have the basic code, you can really play with it and build real world application. You can ship an application based on it if you want. And again, not having to pick a different language or toolchain, but just using Delphi and any backend data, any data access, any RTL, and then switch to WinUI 3. So. Ok, sì, la domanda era cosa pensano quindi di fare questa WinUI 3 in divenire, non si sa bene Microsoft ancora cosa consentirà o non consentirà di fare, quindi al momento in cui ci sarà questa informazione si capirà anche se c'è un'integrazione possibile o meno. For now it's an experiment. Al momento è un esperimento, quindi è qualcosa. And that's not the only thing on Windows App SDK. I mean, Windows App SDK is becoming the next big ecosystem for Windows application alongside the traditional Windows SDK. They don't overlap or only in part. So we are monitoring other libraries and other technologies, which are quite nice. Some of them are not that relevant for us. Like there is a translation support based on DLL with resources. Come on, we've had that in Delphi 2, so 26 years ago. So I don't think we're going to adopt it because, hey, we have it and it's been working. The other things like application lifetime are interesting. Ways to manage the status, standby mode of application, and other things that are not trivial to implement with the traditional Windows SDK or with Delphi. And other things are coming. There are actually a ton of features coming. And again, we're closely monitoring it. It's very nice that doing package application like MSIX and NAPX with the limitation that come along is not a requirement anymore for some of this integration. The development model and deployment is still a bit weird because you have this loading library, this external DLLs, this runtime, which are not part of the operating system, so you have to deploy them. But I think Microsoft is going to improve that and make it kind of a core element of the operating system anyway. And notice that it's not only for Windows 11. Oh, that code I was showing was running on Windows 10. They claim it should even run on Windows 7, although I haven't tried. But clearly Windows 10, since probably one of the old versions, Creator Update or something, is supported. Although there are hiccups like the high DPI support for Windows 10 is not the same as Windows 11. So again, something that was noticeable in the demo. If you're running high DPI, it's not that smooth. But again, it's something Microsoft is working on. They are releasing a new version every 6 months, providing updates, and
because it's an integral part of the operating system, for us it's important to support it and integrate the features with our libraries as it makes sense and it's its fit. And again, web browser was the most critical thing to do up front, because relying on Internet Explorer makes no sense these days. Risposta. No, comunque stanno monitorando molto questa cosa e quindi vedremo cosa ci salterà fuori da questo punto di vista. Sì, il fatto, accennava al fatto che siccome anche al momento il modello di deploy richiede il rilascio di quella DLL, un po' come avviene con nuovo Edge, e quindi su nuovo Edge ovviamente sono mossi perché ormai era imprescindibile, anche perché i siti altrimenti non li vedi più, con il browser vecchio, col motore di Explorer che non aveva alcun senso, oltre al fatto che in alcuni sistemi adesso potrebbe, tipo Windows 11 non ce l'ha nemmeno preinstallato, quindi le cose cambiano e Windows 11 appunto diventerà la piattaforma di riferimento. Comunque questo è almeno quello che pare le intenzioni di Microsoft, cosa deciderà di fare con questa Win UI. Accennava al fatto che sì, fa le applicazioni con i package disponibili, però anche il testo ovviamente deve essere una cosa da prendere in considerazione, e al momento si sta alla finestra e si guarda un attimo che cosa succede e che tipo di approccio avrà. Microsoft ha cambiato idea un po' troppe volte per poterci fare affidamento in maniera così diretta e sicura, quindi giustamente si guarda un attimo e si vede che succede. David, there's a few questions you're asking, but this yada 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 work on C++ builder, whether it be the XAML islands or the Skia or whatever. I believe all of it should work. The Python works. There's a David Milling, or David I did a webinar on that. I don't know if you want to chime in on any of the C++ builder support. We do plan to do some C++ birthday celebration shortly as well. So. Sure. So I guess you probably saw me like leaning forward to my keyboard and answering a few of these questions. As far as I know, I mean, usually everything in Delphi works in C++ builder. You know, as you said, the Python bindings work in C++ builder. Skia, I haven't personally tested. I think Skia 3 just came out 2 days ago, but I wouldn't expect it not to. You know, there'd be no reason why it wouldn't. And the same with everything else. That's, you know, one of the benefits of C++ builders. You can drop Delphi into it and use that. I mean, the best answer is would be very surprised if not. Give it a go and please let us know if it doesn't. But as you mentioned, yes, not entirely takeaway from Delphi, but C++ builder has a birthday as well in about 2 weeks. So yeah, that's all kind of cool. Many, many anniversaries coming up. In fact, yeah. David, they do on the Skia for Delphi site, they do actually say Rad Studio 11 Alexandra. Fantastic. So they don't actually say specifically Delphi, but that could be just because it's Skia or Delphi. But unfortunately, not responding to the chat at the moment. Otherwise, I'd get a definitive answer. But I, from what I know of it, it will work on C++ Builder as well. There's a question here. I'm not sure the answer. If I believe the answer is yes, does purchasing the latest Delphi Pro license also give access to download and use previous versions? Is that still something we offer? Sorry, yeah, the download of previous versions is still part of the product. So once you buy the latest version of Delphi, the single license actually goes across a few old versions, but then you can also download additional licenses for older ones. There is a time frame for that, I think 6 months or something, to ask for specific licenses of older versions, older meaning pre-XC8, I think. And then the download files and ISOs are available. That's starting with Delphi 7, I think, and C++ Builder 6, and excluding the Delphi.NET/Delphi 8 release, which has some IP. There are some IP issues around it, so we're not making it available anymore. But I doubt people would be interested, so it's fine. I just put a link into the two Python webinar video blog posts I did
recently if you want people asking about that, if you want to see more about that. Or go out to the Python for Delphi has a link to some more in there as well. A lot of people sharing their stories about how great the great stuff they've done with Delphi over the years. That's fantastic to see. David, there's people asking about the Parnassus components for Delphi, if we're still continuing to include those, or what the plan is for that. Oh yes, they should be asking. We've been integrating them into our build system. I mean, they came as a third party library, and so we've been working on our build system there, and I haven't wanted to promise a particular date until they're out, because that's not something we do, but hand waving here, I'd expect it around the 11-1 time frame, so pretty soon. If people are asking for specific examples about Skia for Delphi, take a look at their GitHub repository, download the trial, the samples, and then Ian will have a follow-up as well. They do have a lot of examples, and as I said, we're going to do a video and a big blog post about it as well. Okay, direi, secondo me, se non sbaglio, cioè adesso andranno avanti con domande e risposte fino alla fine, per cui non so se ci sono altre cose, come dire, rilevanti da vedere sul webinar, a parte le domande. Stavo guardando qui se magari a un certo punto si parla di qualcosa, quindi si parla dell'offerta. Questo bellissimo, skip un po' perché sì, domande e risposte magari diventano un po' noiose e si possono sempre recuperare. Qui direi che sta parlando di quella cosa magnifica che ho scaricato oggi. Andiamo per gradi. Also, if you want to submit your really cool Delphi app, you can still submit showcases. We don't have the contest right now, but you can always add a new one. I guess we should update the banner here. And giusto, hanno lo showcase dove poter listare la propria applicazione tra le altre. Stanno, e questa è una cosa che hanno allestito da un po', una raccolta di tutte quelle che sono le applicazioni realizzate che hanno raggiunto un certo successo di marketing o che hanno una, come dire, una qualcosa di particolare per cui vada la pena, per qualità del prodotto, per quello che fa o per diffusione, essere, come dire, presentato come showcase, e quindi avere anche un'evidenza grazie a questo showcase che ci sono delle applicazioni nello store fatte con Delphi, e non è, ovviamente, parlando degli store mobile, non è, come dire, il fanalino di coda di nessuno, perché comunque si riescono a creare anche delle applicazioni dalla grafica. Mi ricordo che quella che ci gira spesso sul social network, poi mi ricordo un Ear Trumpet, se non ricordo male il nome, che spiega come suonare col piano. Ci sono diverse applicazioni anche carine, commerciali, fatte appunto con Delphi. Negli anni, in questo caso nelle versioni precedenti, però, here, I can show you the, e c'è la possibilità di inviare la propria innovation timeline, which is very, very cool. There, Hagel put this together. He's our product marketing manager. Quella l'ho vista, l'infografica l'ho vista oggi. Vediamo se riesco a recuperarla. Sì, forse sì. Okay. Aiuto, cosa è successo? C'è un follow, c'è stato un momento di blocco. Grazie per il follow. Mica, non riesco più a leggere a quest'ora. Mikaltal03. Nome complicatissimo. Hanno rilasciato questo PDF con dentro una timeline in realtà di Delphi, ma non solo di Delphi, perché c'è anche, come dire, un po' tutta la storia di, adesso lo provo a ingrandire un pochino, di device, di browser e linguaggi che sono andati benvenuto, niente, nessun problema, se per l'orario e per il fatto che sono in
in calo mentale, quello purtroppo è un problema mio, non è dovuto a chi entra. Benvenuto. Stiamo seguendo un webinar di programmazione, cioè di, in realtà che per festeggiare i 27 anni di Delphi, che è un linguaggio di programmazione. È uno scacchista russo, ecco, la mia totale ignoranza. Magari un nome che avrò anche sentito in qualche racconto, quindi grazie per la precisazione. E dicevo, hanno rilasciato questa infografica e dentro c'è veramente, oggi ho dato una sbirciata e quindi c'è la nascita di Python quasi in contemporanea con, come dire, la pre-Delfiera, l'inizio con Delphi 1 che è iniziato da qui. Poi qui c'è qualche nome noto, Visual Basic 4, il HTML 2.0, JDK, poi è arrivato Visual Basic 5, JavaScript 1.0, il poveretto che penso in una settimana ha dovuto creare JavaScript, anche lui non, è una persona che non invidio. Qui sotto ci sono un po' di, ci sono gli anni, e poi ci sono i sistemi operativi, ci sono i browser, cioè questa è una cosa. Secondo me che hanno fatto veramente bene, è veramente interessante, a prescindere che fa vedere esattamente come si è evoluto, cioè le varie release del linguaggio, con tutti gli splash screen, di cui me ne ricordo la maggior parte, e anche le feature rilevanti di ogni versione rilasciata. Quindi qui c'è un Delphi 3 con interfaccia com-based che aveva già un'implementazione com migliore di quella che si trovava in Visual Basic anche nella versione 6, e quindi c'era un sacco di desktop layout, i frame, supporto XML, quindi supporto XML che è arrivato qui al 99. Porti XML, quindi questa è roba che stiamo utilizzando ormai da tempo immemore, ed è bello navigarselo. I web service che sono arrivati praticamente qui tra 2000 e 2001, le varie implementazioni a cui ha fatto seguito, ad esempio, la prima versione di Visual Studio.NET. La prima versione di C#, quindi tutta la tecnologia .NET che ovviamente abbracciava XML e web service, ma in realtà queste tecnologie erano tutte accessibili, addirittura anche la generazione di pagine web lato server erano tutte accessibili in Delphi già da prima dell'avvento di .NET, quindi c'era già la versione più longeva di Delphi, Delphi 7. La versione più criticata, il famigerato Delphi 8 che aveva, come dire, creato scompiglio, perché era una versione di Delphi interamente basata su, cioè con un nuovo IDE che è diventato poi il fondamento dell'IDE corrente, che integrava sostanzialmente, cioè, la controparte .NET di Delphi. Quindi era Delphi 8, era un Delphi.NET interamente, quindi la VCL era migrata verso .NET, c'erano diverse feature del compilatore specifiche per .NET, un IDE per .NET, quindi Delphi 8 veniva distribuito con Delphi 7 per avere le due parti di .NET di native. Dopo è arrivato Delphi 2005 che includeva sostanzialmente in un unico ambiente le parti native della VCL e le parti di .NET, quindi è sempre stato un ambiente, come dire, misto. Con Delphi 2005 è stato veramente di rottura, cioè Error Insight, la history, l'ampliamento del linguaggio, quello è stato veramente una versione che aveva introdotto un sacco di novità e refactoring, quindi lì è stato proprio il salto pur con tutti una marea di difetti, perché quell'ambiente ha un memory leak, ne arrivava a occupare un sacco di memoria, aveva un sacco di difetti. 2005-2006, cioè queste release sono state
da 2007, quindi nel momento in cui c'è anche il salto a Unicode, ci sono delle migrazioni molto forti e una serie di improvement veramente molto pesanti sia sul linguaggio, nel supporto ai sistemi operativi, DB Express, quindi nuove librerie di accesso ai dati, Fastcode, qui vedo nuovi controlli, flow panel. La tool palette che diventa ricercabile, l'editing sincronizzato, ci hanno messo dentro di tutto. Questo è stato un periodo abbastanza roseo. Delphi 2009, secondo me, ha avuto il merito di, appunto, di passaggio Unicode, aggiungere i generics, Anonymous Method, e lì ovviamente, come dire, c'è stato il salto anche dal punto di vista del linguaggio a una modernità che poi quella che oggi praticamente è quella che viene sfruttata di più per creare queste nuove librerie, queste nuove. Rispondendo a una domanda, chiedevo una nuova licenza, quale versione state prevede, Marco Cantù ha risposto tutte escludendo Delphi 8. Sì, la diceva prima, proprio il pezzo adesso ha proprio detto questa cosa qua. Infatti mi è venuto in mente perché ha fatto vedere la. Sì, più che altro perché secondo me forse non è neanche più impossibile installarla. Delphi 8, a parte che non penso che qualcuno. Io in realtà conosco un'azienda che ha fatto uno SCADA con VCL.NET. Allora c'era stato anche un sacco di trambusto sui gruppi di discussione, mi ricordo, perché questo .NET si presupponeva sarebbe diventata una nuova interfaccia verso il sistema operativo, cioè allo stato attuale anche la WinUI 3 di cui si è parlato prima, cioè è chiaro che diventa qualcosa di utilizzabile, però nessuno sta dicendo che quella diventerà l'interfaccia con cui si sviluppano applicazioni per l'ambiente. Lo stesso è valso per WinRT, e invece .NET era stato molto spinto come il progetto Avalon, poi c'erano diverse pressioni per arrivare a un qualcosa di gestito. L'unica cosa, ovviamente, troppi applicativi da riscrivere. Office sarebbe stato da riscrivere, Adobe non ne voleva sapere di riscrivere Photoshop, piuttosto diceva vi abbandono e faccio comprare dei Mac. C'è stata una serie di marce indietro, più che altro legata al fatto che come tecnologia .NET è senz'altro eccezionale, è fatta benissimo, assolutamente, fin dalle sue prime incarnazioni, però pensare di richiedere la migrazione di tutto il codice esistente a sviluppatori che sono abituati con Windows a portarsi invece ad avere una compatibilità molto elevata, che forse è ciò che ha fatto anche la fortuna di questo sistema operativo, non era una cosa ovviamente plausibile, però ovviamente loro vanno in quella direzione e pertanto bisognava seguirla. Poi, essendoci stata una marcia indietro, anche poi Embarcadero, CodeGear ha fatto marcia indietro, ha tolto .NET, gestendolo, vendendolo in separata sede, e quindi tutto è un po' rientrato nei ranghi, tornando a Win32. Poi è arrivato FireMonkey, quindi c'è stata questa evoluzione, ovvero niente più .NET, ma possibilità di scrivere. E qui parliamo appunto come anno, vedo Android, c'era ICS del 2011, quindi parliamo di 10 anni fa. Quindi la prima versione di Delphi del 2011 aveva già sviluppo mobile. Quindi oggi sentiamo Flutter, sentiamo tante cose interessanti, ma in realtà tutta questa roba da X2 è diventata realtà. Poi ovviamente sono stati aggiunti tutti i componenti, tutte le migliorie, cioè chiaramente il supporto mobile è andato avanti release dopo release con tante novità, multi-display, multi-touch, eBelite, il package manager. Quindi cosa avranno in serbo? Arriviamo fino alle ultime, Sydney, fino alla 10.4, poi abbiamo Alexandria e vedremo cosa
cosa ci riserverà a questo punto il futuro da questo anno in poi, però, come dire, veramente interessante questo tipo di I'm really excited about questa this. It's like infografica che è really fatta molto modern bene, è measurements. molto utile anche per. Covering all the It feels the same to me. I feels very different. Would apply for a C++ builder in a Delphi book. This could be Actually, I apologize. I sometimes have the Delphi blinders on and don't cover C++ as much as I'd like. Qui si There's a lot of parla di. videos online as well. This Ballpark programmer, which is person say he's now on development. Do what you want with it. No question asked unless it's not a real business. The Delta Community Edition is great. It's out there. It's not up to the latest version. So right now we have 10.4, which is a year old, but it's a perfectly working software. Allows you to build for desktop and mobile, and has a ton of features. So absolutely worth using it. And again, it's free if you're not a professional developer. That's one important thing. The other thing that I saw asked about was about Che qui si parla di Delphi Community, c'è ancora, non è stata aggiornata all'ultima versione di Delphi, però c'è un link da cui è possibile scaricarlo, vediamo se riesco a metterlo in chat, così ovviamente dedicato a non professionisti, nel senso, cioè ci si può fare tutto, però sì, cioè, chi non sviluppa a scopo di lucro, ma vuole provare il tool oppure sviluppare qualcosa di open source o gratuito con l'ambiente. Ci dovrebbe essere un link per il download anche sul sito del mio podcast, che metto in chat anche quello. Adesso acceleriamo un po', Linux, ma and vediamo. we fully support Linux as a target for Delphi development, so you can build a Linux server, a Linux application in general, using FMX Linux, which is currently a free add-on to Delphi. You can build a FireMonkey user interface application on Linux and target Linux on it. And if you don't have a Linux machine at hand, you can run a Linux FireMonkey application on a Windows machine through the Windows Linux subsystem. So you can play with it and target Linux even if you're on Windows. And I think Jim did a webinar explaining it recently. So yeah, all platforms are covered. You can No, stoppato giusto per. No, sì, a porta di Linux, appunto, diceva che è disponibile FMX Linux, è un pacchetto che si scarica a parte e consente di compilare poi applicazioni non solo console ma server, non solo console, server e diciamo applicazioni di backend, ma anche applicazioni visuali con FireMonkey su Linux, e questo magari potrebbe essere una cosa che potremmo esplorare nelle prossime live, installarci un Ubuntu, provare a mettere il Platform Assistant e a compilare qualcosa da Windows verso Linux. Vi ho risparmiato lo starnuto, credo, spero. Build a Delphi application for Windows, Win32, Win64, for macOS, Intel, or the ARM M1, I mean, specific binary for M1. You can build for Linux, Intel, and including the user interface. And the same user interface you can build natively for Windows, Linux, and macOS without any change. Now, possibly with some UI change, but with the same logic, with the same FireMonkey, you can build on iOS and on Android, on iOS 64-bit only, because 32-bit doesn't exist anymore, on Android, both 32-bit and 64-bit. So you can basically target almost every hardware and platform out there with a relevant user base out of of Delphi code, and in many cases, out of the same exact source code that builds across platform, server side, client side, mix it, and so it offers really a lot. And again, I'm mentioning it because I see from these questions that some people just bumped on it, but they've not regularly following what Delphi is doing these days. Sì, c'è un po' di difficoltà a ricordarsi che comunque Delphi è un ambiente di sviluppo che gira su Windows, ma ha
ad oggi, usando ad esempio FireMonkey, compila anche per Mac, in x86, ma anche per la CPU M1, per Windows 32 64 bit, Linux 64 bit, Android 32 64 bit, iOS. E poi basta, direi che le ho dette tutte, quindi cioè, è praticamente quasi la totalità degli ambienti dei sistemi operativi esistenti, inclusi qualche ambiente un po' particolare, perché se parliamo di Android, io ho testato personalmente, riusciamo ad arrivare anche su dispositivi come Raspberry Pi, quindi, oppure anche delle Android TV, ho fatto qualche prova, quindi ovunque ci siano questi sistemi operativi, in generale si riescono a creare tranquillamente delle applicazioni da far girare, quindi veramente tanti tanti device, tanti tanti sistemi operativi. And plus, if you are really a business developer, then I mean, there's this astonishing discount. So have a look. I don't know how we're going to continue because I mean, coming a few years, that will become really a huge discount. Discount is 27. The original physical box has manuals and the CD in it. It's the box internally is a bit broken, so I don't touch it because it tends to fall apart. And then there's a Delphi 5. This is a special edition because when I got that award, I also got that box signed by the entire R&D team. So that's something I will always remember. Ok, qui fa un po' di mostro un po' le scatole che ha dietro, scatole di versioni vecchie dei prodotti, e quindi di cui una dice meglio non toccarla perché è un po' traballante, e quindi c'è il sito Delphi.org, penso abbia una carrellata di tutte queste. Ma anche sul blog di Cantù di qualche anno fa si trova un po' tutte le foto di confezioni, CD, gente che pubblica magari dei demo ricevuti anni fa, quindi come dicevamo all'inizio della live. Friends in high places. About WinUI 3 that you showed. It says, as experts, can you advise why you might use WinUI 3 instead of good old VCL or even the more modern FireMonkey? Why, as a Delphi developer, would you care or want to use WinUI 3? There are a couple of cases. One is if you have the specific need of one control. I mentioned maps. That's something interesting. That is unique to the library. The other thing, if you are in a mixed environment and there might be like a company decision to standardize on Microsoft native, most recent native UI, and there might be reason that, I don't know, your designers want to build XAML for defining the UI, and they give you the XAML. And so, I mean, the option was, okay, throw away Delphi and move to a different language and tool. If that's the requirement, and they're fine you using any language, well, that's an option. For now, we are considering this more an experimental thing, something you can experiment with, play with, try to understand. It's an interesting technology. It's a very nice set of UI controls, for sure, and with some nice scaling and positioning. So it's certainly worth experimenting with, which is what how we that's what we treat it like, an experiment and a demo. But it has value and it has merit. And again, it's a good technology with good styling. Some of the features there, some of the specific controls are nice. And we have simulating some of them recently, like the control list that we introduced in 10.4 to have multiple cons and so forth. There is a matching component in WinUI that we thought was very nice. So hey, we did something similar. The same in the past, we did a few other components that were maybe from the older WinUI, or the older WinUI version, not version 3, which is brand new. But in some cases, again, there might be reason for you to mix and match with software built with other technologies and with other teams in your company. So having that possibility is nice. And again, it would be really nice to be able to embed one single super powerful WinUI controls within your existing VCL application. That's where we see a lot of value, because there might be a third-party control or a native control
that doesn't exist in VCL, and if you were just able to drop it in, like you can drop the TH browser into a VCL application today, you get a modern, nice-looking, 100% compatible Chrome-compatible browser within your application, and that's absolutely great. So similarly, there could be other very special components you might control, you might want to drop in an app. So that's where we see most value. But again, worth experimenting, worth playing with it, and yeah, and we'll see how it continues and how it goes. Yeah, questa Win UI 3 attira più curiosità di quanto pensassi. Addirittura tutte domande legate a questa. Sì, vabbè, qui chiaramente uno chiede che cos'è, cioè per quale motivo dovrebbe utilizzare quello al posto delle soluzioni VCL Firemock. In realtà, a meno che non ci sia un motivo specifico, il motivo non c'è, ovvero se, come dice Marco Cantù, se qualcuno ti fornisce un'interfaccia, ti dà un XAML, ok, a quel punto tu dici io sono un sviluppatore Delphi, non voglio andarmi a comprare qualcos'altro, un utilizzo lo posso fare, per cui quello può essere uno scenario. Un altro scenario può essere che magari ci sia qualcosa di particolare in questa libreria che non si riesca, non esista in Delphi e la si voglia utilizzare direttamente, anche se allo stato attuale non è così vantaggioso, a meno che, come dice lui, non arrivi un'integrazione più spinta con la possibilità, così come si fa con l'Edge Browser, di fare un drag and drop e mettere dentro una finestra VCL o FireMonkey, quindi una cosa già realizzata con le librerie che conosciamo, un riquadro dove posso fare rendering di qualcosa fatto con WinUI, e a quel punto magari sono sviluppatore di controlli di componenti, potrei dire ho fatto un componente WinUI, ho quel mercato, ma riesco ad arrivare anche su un mercato leggermente differente perché c'è quell'integrazione che mi consente di utilizzare quel controllo anche in altri contesti, sebbene poi alla fine secondo me rimanga un utilizzo limitato, cioè ben venga, ha un valore, come dice lui, però da quanto riguarda me, cioè allo stato attuale non andrei a utilizzare. Abbiamo delle ottime alternative, delle valide alternative per riprodurre gli stessi effetti con le librerie che ci sono in Delphi, quindi allo stato attuale è chiaro che diventasse uno standard di fatto o ci fosse un motivo specifico per cui è obbligatorio usarle, a quel punto si spera nell'integrazione, si va a vedere anche di cosa si tratta, però a stato attuale, a meno che non ci sia forzato, direi che anche chiedessi di fare un'interfaccia, se qualcuno me la fa in XAML per WinUI 3, alla faccia del pioniere, cioè proprio uno che ha voglia proprio di sperimentare qualcosa di nuovo, non solo per un delfista, ma per chiunque, perché comunque non è ancora definitiva, quindi cioè, mi sembrerebbe un po' prematuro in ogni caso, quindi si aspetta e si vede. Vediamo. Yeah, I mean, I think the XAML thing is kind of odd. I remember seeing how powerful XAML can be when it was first demoed, actually, when it first came out. It can do some very incredible things. It is a declarative user interface, which some people prefer to build their user interfaces like that by being able to declare what your user interface looks like, which seems backward step to me, but there you go. But one thing that it does do is provide some uniformity so that your app fits in no matter what, because everything UI 3 will look bad or good depending on you know, what your update is and things like that. The one thing I think it does do is that, you know, if you hover over the maximize button, I think if it's using the later UI controls, then in Windows 11 you get this little grid to allow you to snap windows. It used to be a PowerToys feature, but it's now become a Windows 11 feature. The snap window thing works for VCL applications as well. What is it? Yeah, I'm pretty certain. I tested it and was working. Does, yeah. Yeah, because that's a core operating system thing. Even style application, okay. Which is a little more tricky because it depends on the non-client hit information. So yeah, as long as you have a non-client element that tells, hey, I'm maximized, whatever it's painted,
then it should work. So yeah, it's more broad. But no, I mean, WinUI has specific features that are worth. And for us, it's important to allow developers to hook into, call any platform API, whether it's WinRT, whether it's traditional, whether it's COM, whether it's the desktop integration. That's been a key point in Delphi. And for some time, like WinUI 2, it wasn't accessible because you could technically use the APIs, but they would just crash if the application wasn't managed, wasn't built with C Sharp ultimately, because C++ was in the C++, even Microsoft C++ was in the same boat. Now they're opening up those technologies that were signed exclusively for this WinRT world to make it them available for the traditional Windows API world, like Delphi and C++ really hard. So that it's interesting to support them. Then it's up to the developers to decide. For me, the thing about Delphi is when someone comes to me and, you know, I'm self-employed, I write programs for other people. When someone says they want to have a program written, the answer is yes, I can do it in Delphi. What do you need? And that's the thing, that Delphi offers any choice that I can make. If someone wants me to, once we start supporting WinUI 3, it allows me to say, okay, well, if you really want to do WinUI 3, then we'll do that. But if not, I can do it in FireMonkey, and it'll look very cool under all sorts of cross-platform operating systems. Oh, you want to do a web app? Yeah, we can do that. Oh, you want to do a VCL app that's nice and tight and very close to the metal and is almost immune to operating system quirks and some runtime not being installed? Then we can do a VCL. And that for me is the key thing about Delphi, is my income depends on being able to say yes to someone's request for a program. And Delphi is the strength behind that. It's my superpower that allows me to say, yeah, of course I can write a program that does that for you. That's how it works, really. It's not difficult. I frequently get someone say, can I do this in Delphi? And the answer is always yes. Yeah. it's always a matter of like how much effort is going to be. Sì, chiaramente si parla di nuovo, cioè il senso di supportare queste API ricade, cioè riguarda il fatto che come esiste l'API tradizionale, esiste WinUI 2, esiste WinRT, cioè sono state sviluppate le integrazioni, quindi è giusto magari prevedere che in qualche modo si possa utilizzare anche questa, però allo stato attuale sì, XAML è un linguaggio molto potente, come dicevamo anche prima, ne parlavamo anche prima assieme. Accidenti, stasera un disastro. Allo stato attuale, se devo sviluppare un'applicazione per poi fare il deploy anche di una DLL aggiuntiva e quindi complicarmi la vita, non ha senso utilizzarlo. Però come dice Jim McKeith, la cosa interessante è che se qualcuno arriva e dice ma quindi la tua Delphi supporta questa tecnologia, tu puoi rispondere di sì, perché effettivamente a tutti gli effetti la supporta. La problematica poi è con quale sforzo farci poi le applicazioni se non hai un appoggio visuale o la possibilità appunto di gestirlo come gestisci la VCL e le altre librerie, però quello è un altro paio di maniche. Però questa WinUI incuriosisce. Strano che nessuno chieda niente su Skia, che fa degli effetti speciali della Madonna, e tutti vogliono utilizzare una libreria alternativa, apparentemente allo stato attuale brutta, perché dal demo però non si è visto nulla delle potenzialità, a meno che non sia nota per chi fa le domande, per fare quello che già facciamo con delle librerie che ci sono familiari. Io a volte non capisco le domande poste ai webinar. My wife will come to me and say, is there a way to do, and she's trying to figure out how to say it, I'll say, yes, there's a way to do it. I just don't know how much effort's going to be involved yet. Someone showed me an Excel spreadsheet with a VB macro built into it that was doing some, I don't want to say too much because I was over there in the UK and it was there, but they had a macro that was extracting some information from an accounts package, creating a bunch of CSV files and then manipulating them in Visual Basic scripting and then exporting it into a CRM that was running MySQL in all sorts of bizarre ways. It was completely broken. It would end up with the Excel files being locked
And they said, any chance you can replace us? I'm like, yes, absolutely. And you know, it'll be fully automated. You won't have to open a spreadsheet and run macros or things like that. You'll just have a little service that'll run and it'll do all that, because that's what Delphi does. That kind of stuff it does very well. It's a strength, you know, of the product. So I know I'm an MVP and you'd expect me to be positive, but you know, I'm a realist. I am a programmer. I have to earn my money by writing programs, and I'm not going to choose a dubbed language. I'm going to choose the one that does what I need it to do. That's right. So, works for me. David, there's a few questions here about a Mac OS or Linux version of the IDE. I know we had something we've talked about. I know there's nothing on the roadmap, but I didn't know if you wanted to weigh in on that. There's not much I can say there, unfortunately. We do get regular questions about that, as you say, but nothing on the roadmap, unfortunately. Yeah, it's something we're looking at. It's complicated, unfortunately. We do have the what's it called? VS Code LSP add-in. Is that something we've looked at making available cross-platform? That's true. So, and if you missed this, by the way, your Delphi LSP, LSP is the code completion, the code insight engine for Delphi. And if you haven't tried Code Insight in one of the newer versions of Delphi, give it a go. It's pretty good, we think, we hope. Give it a go for sure. We actually have a plugin for Visual Studio Code for Windows, so you can use the same Code Insight engine there. And you're right, we have thought about moving that across to other platforms. Again, nothing on the roadmap, though, that I can currently discuss. But if that's something you're interested in, drop us an email. I'm sure my email will be on the screen at the end of this, or at the beginning, david.mellington@embarcadero.com. Always interested to hear about interest in this kind of topic. I think the key is to say, though, is the engines and technology that we're using is very cool. So even if it's on your Windows, check out the tech that we have today. So the comment here about Skia for Delphi being native with future versions of Delphi, it's available. So domande più frequenti, essendo che si va su altre piattaforme, c'è sempre più la domanda di dire, ma esisterà mai un Delphi per Mac, un Delphi per Linux? La risposta è che attualmente non è in previsione, e quindi, perché lo stato attuale non è, cioè, la suo essere su Windows ovviamente toglie delle possibilità da un lato, ma dall'altro nasce come ambiente per Windows, quindi il concetto un po' come Visual Studio. Il concetto è legato al fatto che sarebbe chiaramente una versione per Mac, non potrebbe farmi girare la VCL e io non posso fare un platform server per Windows dove girerebbe Delphi per eseguire programmi Windows mentre io sto sviluppando sul Mac, e poi viceversa. È un ambiente che non utilizza dei runtime, non utilizza delle piattaforme a parte FireMonkey, che è cross platform, però ha anche un legame molto stretto con una parte che è molto vicina e inserita nel mondo Windows, al punto tale che almeno di non scorporarlo e di non arrivare a fare delle versioni differenti, una cross platform, cioè una solo FireMonkey e una solo Windows, avere un IDE su altri ambienti diversi da Windows, secondo me diventa una missione quasi impossibile e chiaramente non esente da traumi per chi è abituato a lavorarci, e se proprio uno ne ha bisogno sul Mac, comunque si dota della sua virtual machine, che male non fa neanche per le installazioni dei Delphi tradizionali. E alla fine si utilizzerà quella, quindi hai un Mac, usi il Mac con l'emulazione Windows, sviluppi in Delphi, poi l'applicazione la fai il deploy dove vuoi, installandoti il tool apposito, il platform assistant che riceve la richiesta e ti fa il deploy
nella piattaforma che vuoi, ma allo stato attuale pare che comunque Delphi sia ambiente per Windows e rimanga tale, a meno che non sia una spinta del mercato talmente forte dal dire o diventa cross-platform o niente. Non penso che, secondo me, a meno di non imbracciare un percorso di restyling veramente pesante, non penso che si adopereranno per fare un IDE cross-platform. Questo non lo escluderei. We get it now, although I don't think it's updated to version 3. We'll have to work on that. It's something we've, it's possible. I don't know. Yeah, it's I something love, we'll discuss. honestly, I mean, I love it's convenient when it's in the box, as it were, but the fact that it can be easily added or, be available externally, I think it is great as well. So. It's a very easy install that finds your IDE and plonks itself into your IDE, and it was completely painless. For me, you just go to the GitHub installation GitHub page and run the installer, and it'll detect your IDE, install itself in your IDE, and off you go. I don't. I'm lazy. I don't want to do anything difficult. It works, and it works smoothly. This is why they're the Spirit of Delphi guys, because what they've done is quite remarkable. I mean, I'm very proud of all the people that we have in the community. There are a lot of good authors out there, and people like Holger Flick. I mean, personal friend of mine, but he writes tons of books. But there's a lot of people out there that are working very hard behind the scenes that aren't quite as talkative as myself, and are more shy and don't like being on camera and things like that. Working very, very hard behind the scenes. And these guys, the Barbossa brothers behind the Skiff Adelphi, have put a lot of work in to make sure that it does work. And they're not the only ones. There's plenty of people out there, just chugging away. A good. Anche questa è una domanda molto frequente, cioè ogni volta che c'è un tool un pochino che si integra un po' bene, tutti chiedono se viene incorporato in Delphi, però come spiega qui Ian, cioè il concetto è, ci sono tool, librerie che però per quanto siano valide non tutti usano e comunque avere l'idea di incorporare tutto non è un'idea in generale sana dal punto di vista della complessità o della magari qualcuno quella libreria non serve, quindi installare inutilmente è superfluo, meglio non averla, soprattutto come dice lui, vai cioè per installarla vai su GitHub, la scarichi, apri il progetto, fai un build, clicchi install e sei a posto, cioè un'operazione che fai veramente in pochissimi istanti, per cui se proprio la vuoi utilizzare te la installi e così via, però non vanno a incorporare dentro tutto ciò che può essere valido da incorporare, altrimenti diventa come uno di quei portatili di marche astruse dove ti trovi già tutto preinstallato, diventa un guazzabuglio che non è più gestibile. Quindi intanto abbiamo lo standard, poi l'importante è che sia facile installare. Più possibile facile installare degli add-on, ma per il resto, sì, The sono community domande were very good un po'. at being successful silently, and people talk more. If you use Delphi, go and tell people, "Hey, I use Delphi in my apps," and let people know. Actually, so someone commented, "Alistair Christie does a lot of great videos," and Yeah, other people very. were like, "Well, why didn't so and so get a Spirit of Delphi?" Honestly, it's so hard picking. One of the things I look for is I try and look for people I feel like that are doing a great job, maybe not as visible as well in code to do much beyond that. So, yeah. Comment here about question about Raspberry Pi support. So there is in the a Blaise Pascal magazine has a their current issue that just came out shows how to install Windows 11 on Raspberry Pi and run Delphi applications and Delphi IDE even on it. So yeah, it works on Raspberry Pi. Yeah, I'm not sure it really Bad Oh no. No. If you have a big enough Raspberry Pi, you can run Delphi on it. Far. Un po' radicale, cioè che chiedeva per lo sviluppo Raspberry Pi e appare che attualmente ci puoi installare Windows 11, quindi
Cioè, Raspberry Pi ci installi Windows 11, ci installi Delphi, diventa come una macchina normale, quindi già fatto, già pronto il supporto, non c'è niente di straordinario né di eccezionale, perché ormai anche quell'oggetto è diventato così potente da essere paragonato a un PC, e quindi solo che hai un minimo di possibilità di storage, un po' di prestazioni, alla fine il sistema operativo che installi, che anche Android non è particolarmente leggero sulla RAM, soprattutto sulla CPU, quindi anche emularlo non è facile. Sono tutti sistemi complessi che ormai sono in grado di far girare qualsiasi sistema operativo, qualsiasi applicazione. E quindi poi installare Delphi direttamente su Raspberry Pi, lo usi da lì e quindi lanci le applicazioni da lì e sei a posto. Quindi The fattibilissimo dal Raspberry punto. Pi server farm would do it, I think. Hey, you know what? But whilst we're on here, we should also mention TMS Miletus, which is their kind of what's the word I'm looking for? Electron competitor, I suppose, would be the way of looking at. And they have some very good examples of running. They can target Raspberry Pi with their TMS FNC. Components and with the Miletus runtime, and that allows you to write Delphi apps that are virtually unchanged. There you go on the screen now, and that's actually web core, but they do support the FNC controls in as well, which are the framework neutral components, I think they call them. And there are some examples of targeting Raspberry Pi, and it works. It works very, very well. So if you've ever had someone say, "Hey, why can't we ship something in a Raspberry Pi black box, some application that you want as a kiosk application, or maybe a restaurant POS system or something like that, or even a TV management piece of software or something like that. You could have a little Raspberry Pi in a little black box, cost you $20 or whatever it is in the US, or £30 in the UK. Put your Delphi programs on and off you go." This is yet another target for Delphi. We're already everywhere that counts, and the Raspberry Pi is quite important. I'm not sure I'd want to run Windows 11 on my Raspberry Pi, to be fair. Pretty certain I wouldn't want to run the IDE on it, unless they've got more powerful than the last couple of months when I saw them recently. But yeah, Miletus. So got a lot of good things to say about that. It's not fat and bloated like the Electron stuff is. I mean, I'm not really hate Electron. I don't like it at all. You run an Electron app and it consumes half your machine for breakfast. Whereas the Miletus stuff, as far as I can see, is not like that. So, good luck to TMS. I think it's a brave decision to go in that direction. It's a lot of work, but it does seem to work. It's a Raspberry Christmas. What a brilliant pun! I wish I'd thought of that headline. Yeah, so I just shared that Brilliant. on the thing. Actually, and I did want to point out, so they have a Delphi 27 blog post here, but Stephanie's one of their new interns, talks about her experience with Delphi here, so check that out. Someone was asking about new people to Delphi. My nephew just recently got working in IT and cybersecurity, and he had this job, and he's like, "I need a utility that does a quick and easy way to manage a bunch of clips that I can do when I'm doing support calls." And I'm like, "Oh, that's easy in Delphi." And he's like, "Really?" I said, "Yeah." And so I just got on him. We spent like an hour together and made an application that now works for him in Delphi. And he is so excited about that and has got all these great ideas about other stuff he wants to do with It's Delphi. such an easy language to use. I don't know why people go and, "Oh, I'll do it in C sharp. Oh, async, await this and this." It just drives me crazy. I can write in about nine different programming languages, but why would I choose anything other than Delphi, which is, it was invented to teach people programming, for goodness sake. I mean, you can't get much more straightforward than that. Okay, yeah, there's some complicated things you can set up if you really want to, but if you're just writing straightforward programs, drag and drop the components on, add a small amount of code, nothing particularly dramatic, and off you go. You're an application developer. Why are you not using Delphi? Stop it. Start using Delphi. Don't go the complicated way. Tipo slogan. Si parlava Raspberry, sembra potente, sì, cioè la versione 4 non mi ricordo se ha un octa-core già come CPU, ma è già molto potenziato. Qui si evidenziava anche il fatto, c'è cioè quel blog post dove c'era nipote, penso di, non so, mi ricordo, uno di questi, che
che per sviluppare un'applicazione ha preferito una soluzione stile Electron, quindi in realtà più orientata a fare qualcosa in JavaScript, però ha usato comunque Delphi perché grazie a TMS, che è un'azienda che produce alcuni dei componenti più usati dagli sviluppatori Delphi, c'è una parte che si chiama TMS Web Core, che è di fatto un traspilatore Delphi, cioè Pascal in JavaScript. Quindi Ian qui diceva: se lo puoi fare con quello, perché devi andarti ad ambiccare con C Sharp e fare una marea di async await quando puoi usare un linguaggio leggibile e tradurlo comunque, cioè e che sia comunque trasferibile a questo tipo di utilizzo con JavaScript addirittura, con un transpiler, quindi senza sforzo, per cui conosci quello e lo utilizzi per tutto, senza bisogno di andare a cercare una soluzione. Hai una soluzione, funziona, hai i suoi demo, i suoi esempi, la si mette in piedi e la si sfrutta perché puoi farlo, e quindi alla fine, se puoi farlo, perché non farlo? Quindi dice: è Delphi o già Delphi? Quindi I'm a big guy. Do I have to start threatening people? I'm not prepared to do that. We can hear in the chat. So ok, check that questo è out. So what do you see for Magazine. Raspberry Pi? Lots of great Raspberry Pi opportunities. C Sharp Yeah, looks like Java. actually, Glenn was Nuovo mentioning numero that di Blaise with Pascal Android Mesh. 11, you should be able to run Windows on Android. So basically, run Windows on your phone, and so run Delphi on your phone. I don't think I'm looking forward to it, but. Just because you Probably you can need a doesn't big mean that you phone. should. Like surviving on nothing but cake. I mean, I've used Delphi on a phone with the finger. Yeah, I saw a called Delphi, which actually goes into it's. I mean, Windows Subsystem for Linux, if you're not familiar with Ah, it, okay. is a full-on Linux kernel on Windows. And so this is focused on Windows Subsystem for Linux, but everything, or most everything I cover in there, you can do on regular Linux as Where it runs from Ubuntu. Interessante quel blog post qui, che è quello che parla di FMX for Linux, quindi di applicazioni di Linux Guy su Linux, ma in particolare Linux installato nel sottosistema in VSL, che è il subsystem per Linux di Windows. Questa è una potente, diciamo, è un post molto interessante per vari motivi. Il primo perché fa anche una panoramica sul supporto per Linux integrato in Windows, e quindi utile anche per configurarlo adeguatamente. Quindi, se uno lo vuole sfruttare, vedere di avere la console, oppure magari andarsi a installare proprio un ambiente vero e proprio, un Ubuntu completo, tanto con interfaccia grafica. E puoi fare il deploy delle applicazioni Delphi su quell'ambiente, quindi farle girare anche su un desktop. Io ho fatto una prova con HTML5, cioè in realtà era semi-automatico, ovvero un'applicazione VCL veniva apparentemente rappresentata ed era raggiungibile via HTML5, cioè l'applicazione FireMonkey. Eseguita su Linux, praticamente era renderizzata con HTML5, quindi da un browser la si visualizza, la si utilizza come se fosse un'applicazione nativa. C'era questo esperimento in qualche post legato al supporto Linux, un po' datato perché è già passato un po' di tempo, ma ci sono veramente un sacco di opportunità di integrazione con, in particolar modo, le API native della piattaforma, per fare quello che chi ha scritto la marea di codice che usiamo tutti i giorni per le applicazioni magari non ha previsto. Definitely. I've got apps that run under Ubuntu, so. Versions of Delphi. As I mentioned earlier, no, it's been a pleasure, and it's Ok, così actually great andiamo. to be able to have this product grow and continue and really using the US. Oh yeah, one computer for every
lift, and they can move like 20, something like 20 containers real time at the same time with all of the security checks you have in that case. And it's 100% Delphi code, and the control system, the individual PCs and so forth. That's just one thing, but in engineering in general, or controlling the Niagara Fall lights, or designing CPUs, some people are using, actually a lot of people are using Delphi application to design CPUs. So it's really a lot that's happening out there in the US, and a lot happening out there around the world, from Italy, where I'm based on, around Europe, in the Nordic regions, in Asia, in Japan. Japan is really big on Delphi and C++ Builder as well. It's big in Australia, it's big in South America, it's actually very big in South America, starting with Brazil and many other countries. It's getting very big in China, even if we don't have that many paying customers. We don't care about it has and remains at the base utilities for sure. We shipped Delphi apps with every computer we sold, and there's quite a few of them. Yeah, that's the kind of thing you for support and okay, direi che siamo arrivati al più o meno, più o meno. That embed it for the support mechanism. So, no, it is used a lot. Don't worry. You know, and we can do that because we know that the product's going to be reliable. And lots of people out there are. Solita domanda: quanto è usato? Ma è usato tanto o poco? Ma diciamo, è vero che uno potrebbe dire: vabbè, se non ti serve non lo usi, se ti serve lo usi. La domanda non è. Cioè, a volte si tende un po' a ricercare ossessivamente il tool più impiegato o più utilizzato in assoluto, che poi magari è il primo che ti lascia a piedi perché il produttore magari è orientato a privilegiare altre cose, come tipicamente in realtà succede con Microsoft su alcune tecnologie, quando non ha più voglia di supportarle, le abbandona definitivamente. Mentre lato Delphi siamo talking about hand scanners, fingerprint scanners, face scanners, and you know, the traditional little key tags and stuff like that. And we worked out it's at least 4.5 to 5 million employees, and if that's in the UK, that's actually probably something like 10% of the working population of the UK. And cioè, sapere quanti sviluppano, sì, è un'informazione che può essere utile, perché giustamente ognuno dice. Se non lo usa nessuno, allora vuol dire che sono, come dire, sto utilizzando tecnologia morta e rischio di dover rifare il progetto, però direi che non si può dire in questo caso di Delphi, come di tante altre tecnologie sia emergenti che abbandonate che abbiamo a disposizione oggi da questo punto di vista. Però è chiaro che la domanda, se non fatta in senso di guerra di religione, ma in senso puramente informativo per sapere ma quanto poi viene utilizzato, ci sta, perché giustamente più il tool utilizzato, più ovviamente viene curato e garantito il mantenimento del suo sviluppo in linea generale. Quindi they don't know they're clocking in on a system that's back by pronunciation. Either one's fine. And years later, it's actually really nice in these webinars when people write in things like that. It's really nice. I just want to say Spirit Delphi Award winner will be awarded. Okay, quindi direi che sono ho skippato un po' le chiacchiericcio e siamo. Yeah, like the Oscars, exactly. The big start of the next year, you award for the previous year, exactly. Sicuramente questa ce la guarderemo. Questa è, perché sono molto curioso di vedere cosa può fare. So you can still download Delphi One client server, Turbo Pascal version, Turbo Pascal. I need to probably update a download links for these, but those are still available as well. Someone was asking about that. Sì, qui c'è un po' di museo del software con le versioni più vecchie di Delphi e addirittura Turbo Pascal, quindi siamo. I just want to, I mean, as a fellow Delphi programmer, which is kind of how I would position myself, I too am very pleased to see positive feedback. Most people don't ever, nobody wants to email to congratulate, you know, it's usually people have got a problem or complain, and so, you know, like all technical support jobs and things like that, nobody ever phones up technical support to say, hey, I just want to say everything's working fine. That doesn't happen, so it's nice to see positive feedback from people, and particularly about Skia as well. You know, they're saying, hey, great demo, that was the work of the Barbosa brothers,
All I do is just show it. I'm good at presenting it and talking about it, but they're doing all the hard work. So really, all the credit goes to those guys, and I'll see you around and about, everybody, and fellow Delphi programmers. Let's all keep coding in Delphi and C++ Builder, and we know the secrets. We just need to keep telling people, hey, what we do. It's how we write our programs. We do it every day. They work, and we think you should try Delphi too. Yeah, so do, if you want to, I'll throw this slide up here. If you do want to blog or tweet or whatever about Delphi, include the hashtag Delphi27th, and I will try and do a blog post to kind of do a roundup of a lot of stuff. There's a lot of great stuff came up from the MVPs as well that I'll be sharing too. So thank you, everybody. As David said, it is so great to see your feedback. Kyle mentioned it too, just seeing people show up for these webinars, your positive feedback. And I used to work in tech support years ago, and like Ian was saying, people don't call tech support. Il link dei vecchi software. Allora, queste slide poi sono scaricate, secondo me le adesi scaricabili. Vediamo se riesco a centrarti. Allora, prima c'erano loro, eccole qua. Hai qualcosa da scaricare da provare, quindi bisogna vedere se sono funzionanti, però il CC iniziale sta per Code Central, cercando Code Central Embarcadero, in questo caso si trova il sito che si chiama appunto Code Central, che è il sito classico su cui venivano caricate tutte le cose che gli sviluppatori volevano condividere con la community. Quindi un accentratore, un repository di codice, poi in realtà abbandonato, perché se hai qualcosa da pubblicare, ovviamente meglio, soprattutto se dedicato alla community, piuttosto che un sito passivo da cui scaricare roba, meglio installarsi un GitHub o andare su github.com, aprire lì il repository e così poi accedere ai feedback di qualsiasi utente che sta anche dall'altra parte del mondo che si scarica il tuo prodotto. Quindi questi sono dei compilati, ma c'è una cartella da 600k con un compilatore e quindi niente di più. Cioè, la versione Delphi 1 non girerà praticamente da nessuna parte, salvo macchina virtuale con Windows 3.11 o qualcosa del genere, perché ha 16 bit. Quindi la versione 2 è la prima 32 bit, poi ci sono arrivate le 64 bit, eccetera, eccetera. Quindi, ok, qui si salutano. I just want to say, I'll see you around and about, everybody, fellow Delphi programmers. Let's all keep coding in Delphi and C++ Builder, and we know the secrets. We just need to keep telling people, hey, so we can cover about Delphi, include the hashtag Delphi27th, and I will try and do a blog post to kind of do a roundup of a lot of stuff. There's a lot of great stuff came from the MVPs as well that I'll be sharing too. So thank you, everybody. Okay. As David said, it is so great to see your feedback. Kyle mentioned it too. Just seeing people show up for these webinars, your positive feedback. And I used to work in tech support years ago, and like Ian was saying, people don't call tech support to say thanks, it's all working good. So unfortunately, sometimes we see, you know, more bug reports than we see it's working. But the reality is, you have to remember that more people don't report bugs than do, because it is working for the most part. Yeah. Thank you. Okay. Then. And I will do my best to get this question log available on the replay too. So, thank you, everybody. Thanks a lot. Bye bye. Happy birthday, Delphi. Bye, everybody. Sorry, my webcam's not working. Direi che hanno tagliato in a velocità supersonica. Ok, dai, alla fine, come dire, interessante, tutto sommato, un po' tradizionale, classico webinar da, come dire, giusto per vedere un po' di quello che è stato e vedere anche un po' le ultime novità introdotte e cosa poi ci riserva il futuro. Questo Win UI che ha creato questo scompiglio, diciamo, personalmente non
Non mi preoccupa, ecco, questo. Dopo Pascal dovrebbe andare su DOSBox, sì, cioè lì ci vuole veramente il suo sistema. Non oso guardarlo perché mi ricorderebbe tempi scolastici e che erano poi i tempi in cui dicevo che non avrei voluto, cioè non vedevo l'ora di uscire per terminare la scuola, per non vedere più una riga di Pascal, poi ho iniziato a lavorare in Delphi, quindi pensa che fregata, che fregata che mi sono preso. E poi mi è venuto pure a piacere, quindi questo è proprio il caso di dire mai assolutismi, mai dire mai, perché poi alla fine capita di... E quindi, beati voi che avete voglia di vedere con interfaccia blu, tra l'altro Delphi c'ha i colori, volendo anche del vecchio editor, la numerazione del compilatore continua dal numero del compilatore Turbo Pascal, quindi ci sono delle... Ah, chiaramente gli ambienti non sono assolutamente paragonabili perché non è più quel Turbo Pascal né come linguaggio né come ambiente né come IDE, quindi siamo evoluti da questo punto di vista, per cui no, dai, abbastanza interessante. Poi ho fatto il programma già con gli Alpini Eurofest per stampare i ticket, sì, ma anch'io ci ho fatto qualche gestionalino. Per un amico che potava che è un padre che fa potatura, vendemmia automatica e avevamo fatto il gestionalino, però sì, diventava veramente difficile scriverlo da zero. E quindi altri tempi più spensierati da un certo punto di vista. Niente, come al solito, grazie per la compagnia, aver guardato assieme questo webinar, non ce l'abbiamo ancora fatta e quindi abbiamo fatto un po' tardi, ma tra una chiacchiera e l'altra giustamente ci sta, quindi ho skippato qualche parte, non dico noiosa, ma un po' più discorsiva, che magari non aveva cose interessanti, non dovrei aver saltato nulla di eccessivamente... Che avrebbe valso la pena vedere, direi che alla prima occasione daremo un'occhiata a questa schia che è interessante da provare e poi magari per sperimentare un po' e poi vediamo cosa ci riserva il futuro anche dal punto di vista di questo ben amato canale e anche il podcast che adesso sto cercando un attimo di rivitalizzare con delle notizie, quindi magari sperimentando questa tra virgolette schia, vedremo che cosa può fare, lì magari può venirci fuori una bella puntatina anche lato Delphi Podcast per parlare un attimo in maniera discorsiva a voce, però così se qualcuno non è perché ci sono persone che seguono i canali, qualcuno segue i podcast, qualcuno segue, non tutti seguono tutto e quindi ognuno ha il suo mezzo preferito, però l'importante è che le notizie arrivino, che si sperimenti e quindi che si condivida il più possibile per imparare sempre qualcosa. Bene, così posso dare la buonanotte, proprio nel vero senso della parola, anche perché e la mezza domani non è venerdì come al solito, ma è giovedì. Domani sera sarò ospite su una live di un podcast che si chiama Continuous Delivery, che forse che organizza una sorta di guild degli sviluppatori, quindi guild dei developer. E non so bene quando e come comparirò, cioè dovrebbe essere attorno alle 18. Però adesso appena avrò più riferimenti domani farò qualche post, però essendo che su Twitch dovrei riuscire a ostarla anche qui, cioè nel senso che andando alle 18 su questo canale faccio praticamente si vede la live, cioè ospito il canale che trasmette la live, quindi dovrei essere visibile. E perché l'idea è appunto, ho fatto una richiesta informale di eventualmente parlare un po' di Delphi anche in una puntata del podcast, visto che si è parlato di Flutter, si è parlato di un po' di tecnologia, ho detto guarda, perché non aggiungiamo anche questa che sicuramente ci sono delle cose interessanti da vedere
E sicuramente c'è qualcosa che potrebbe interessare qualche sviluppatore e far vedere che non siamo fermi al Turbo Pascal, per quanto ci siano degli estimatori, però nostalgici, però ci sono invece delle cose interessanti come quelle che abbiamo visto anche un po' riassunti in questo webinar su Python, su librerie grafiche, su cose che arriveranno nelle prossime versioni di Delphi. Quindi, ok, direi che non so in quanti siamo, l'orario è tardo, un po' di persone, un po' di gente c'è. Direi che ci salutiamo qui per questa settimana, quindi domani sera c'è quell'appuntamento, alle 18 qui dovrebbe essere visibile e direi che ci vediamo, salvo imprevisti, in questo caso, come diceva qualcuno, ci vediamo. Dopo la pubblicità, se non durante, invece noi ci vediamo direi la prossima settimana, a giovedì, mercoledì e giovedì. Adesso vediamo quale giornata possiamo sperimentare e vedere anche un po' quale argomento possiamo portare per fare un po' di live coding, un po' di sperimentazione su Delphi e fare qualcosina assieme. Quindi buonanotte a Sandro, Valerio, Vision for All, tutti quelli che sono passati. Buonanotte a tutti quanti e alla prossima. Ciao a tutti, buonanotte di nuovo.